quest'oggi. Una cosa carina vorrei dire, ma non mi viene niente. Quindi partiamo subito dalle signore e maestro Antonio. Buonasera, maestro. Buonasera, Pierre. Ti ha spaccato tutto nel frattempo. Mi devi avvertire quando questa presenta. Sto cercando di lo so, io ho preso la lei. Buonasera, ma buonasera. Si sente? No, io la sento, la sento. Maestro, buonasera. Maestro Lorenzo. Importanza. No, io già mi sono presentato, quindi Sick Wolf che abbiamo messo in castigo. Buonasera, Sick. Beh, l'entusiasmo è palpabile. Ok, però dai, finalmente veramente partiamo dalle signore perché dobbiamo fare brutto. Federico Marconi, buonasera. Buonasera, sempre un onore. Non lo so, fai sempre questa voce che fa il prezzo. Non lo so, perché comunque saluto mamma, papà, tutti quelli che mi conoscono. Noi un po' meno. No, questo è presentato per ultima, però in realtà non è una cosa importante. Ultima, ma non ultima. No, esatto. No, ricordiamo che siamo tutti ancora. Wolf, ci sei? Fai così a mano? Mi vedete? Sei vivo ancora? Mettete pure una fotocopia del documento suo, la mettiamo da qualche parte. Sì. No, c'è, sta laggiù, non capisco perché lo invertiamo. Immagini qua, Umberto. No, ma male, male. Complimenti, complimenti per capire. Perché è possibile. Lobont, che praticamente è però non si dice come si dice con la ma io c'era prendore, mi viene male di tutto, il mano l'asse, il dottore non è messo un panierino, lo messo un lichini, non è messo Patricic, non è messo Jump.
abbiamo preso Mares. Abbiamo preso Mares. Vale, no. Decimi. Decimi. Sì. Ogni undicesimi. Settimana scalano di posizione. Sì, siamo quasi pronto. Vai, intanto siamo partiti. Fiaschi, Kofi, Gentiletti, la manna alla Padula, che non è quello, ma sì, sì, è Gianluca, perché ovviamente se n'è andato a Genova. Perché da come è ripartito? Lazovic, no, però lo diciamo al 90esimo, che è una pippa. Lazovic, Omeonga, che non so chi sia, Raffaele Palladino, che ancora campa, Pellegri, Federico Ricci, ex. Rossettini, ex, e Zima. Io penso che ci siano più ex qui che in Roma, Roma Primavera, perché è incredibile. Che ex non ce ne sono? Beh, infatti. Ovviamente sì, perché sono tutti da Roma, quindi ha detto una minchiata, maestro. Allenatore Ballardini. Ma ce ne va a fregare di meno. Sì. Allenatore Ballardini, che sappiamo essere un grandissimo allenatore, che ha allenato grandi squadre, tipo loro. Ah, allenati, se non sbaglio, in quel periodo, vero? Sì. Molto molto particolare la scelta di Ballardini, nonostante avesse tre attaccanti centravanti, diciamo, fuori, quali la Padula, Pellegrini e Palladino, magari qualcuno potrebbe essere non all'altezza, però insomma sempre centravanti sono, diciamo, di giocare a triangolo, perché gioca 4-3-2-1, eppure non mette un centravanti puro, gioca ancora sì, a palla, punta centrale. Io non ti voglio chiedere subito una cosa su a te, proprio perché sei comunque uno molto attento anche a queste a te cose, che sei il mio ma grande amore, il mio amore non ti sembra un modulo completamente sbilanciato? Cioè io non vedo un attaccante, ma anche l'Axalt e Tarab comunque fondamentalmente sono esterni di centrocampo, cioè qua non c'è un attaccante. Più che altro non capisco perché, cioè mi sembra un 4 Rigoni e Palermo giocavano un quartista, lo sono mettendo due mezzini di disco, Tarab dentro il quartista, l'Axalt ha tipo un terzino di spinta, hai capito? Pandemo in esterno, cos'è, un 5-6? Un 5-5-1 forse, ma nemmeno. Attenzione, perché c'è palla in mezzo, qui ragazzi, qui chiacchierano nel frattempo, sì. La Roma a momenti ne ma fa tre. Di calcio. Lo so, questo è argomento che non ci interessa. Buona la palla dentro l'area col pallone poi largo per Kolarov. Roma che comunque è molto aggressiva. Oh! Per Dzeko subito murato. Occasione per la Roma e calcio d'angolo. C'è subito un calcio d'angolo. No, forma, no, vabbè, ragazzi, bello stacco di Edin Dzeko che magna in testa l'avversario. Fuori gioco netto di Kolarov. Di chi? No, anche no. Ma anche no. Ma anche no. Ricordiamo comunque. Fuori gioco è quando arbitro fissa. Dalla nostra parte. Ma non fa vedere la VAR. Vero. Oh! Perché non fa vedere la VAR? Scusate, era una citazione storica. Sì. Ormai. Seguiamo il primo calcio d'angolo per la Roma. Se fossimo il tiraccio da bandiera che divide la curva nord dalla tribuna Tevere. Per l'incrocio proprio, che divide la Colombo da esatto. Il cross da parte di Kolarov. Il pallone che passa davanti a Fazio. Davanti a Fazio che non riesce a impattare. Si è tagliato i capelli quando se li è tagliati il maestro Idonio, ragazzi. È meravigliosa questa cosa. Se si tagliava, forse la prendeva con i capelli e segnava. No, c'è sempre più simbiosi. Non è riuscito ad impattare il pallone. Ma la gol è comunque. Sì, clamoroso. Clamoroso qui. Posso dire una cosa? Non ci crede forse Fazio. Vai, maestro. Nel ritorno, nella giornata del ritorno di Sci, che è in panchina, si ripropone per lui un derby, perché lui è rimasto con la testa a Sampdoria, quindi per lui è quasi un derby. Che possa essere questa la giornata di consacrazione e di iniziazione, oserei dire, per sarebbe, insomma, tutto quello che finisce con Sione. Secondo me entrerà, oppure questa è una convocazione un po' pro forma di Vieni, ma sta un po' con noi, se andiamo a mangiare sushi intanto stasera. No, intanto respira un po' il campo anche dalla panchina, poi si vedrà. Nel frattempo, ecco. Diego Perotti se ne va contro due, vai Diego, insomma lui lì ha fatto vedere delle cose non indifferenti. Particolari. E tra l'altro l'anno scorso, in un discreto 28 maggio, ha messo una firma importante contro il Genoa. Eccolo qui ancora Perotti alla sinistra, il tocco arretrato per Kevin Strootman, che dà un'occhiata al centro e poi ricomincia da Kolarov. Strootman per l'amici, mentre noi dobbiamo essere più professionali. Certo. Eccolo ancora il numero 6. Bosingua. Tanto sono iniziate anche le altre due partite di Serie A, Milan-Torino e Udinese-Napoli. Le seguiamo con attenzione da qui, dall'area tecnica, sicché certo. Wolf e Maestro Edonio, le seguiremo per voi. Bravi. E solo per voi. Ecco il gol, sta giornata. Palla che viene messa in mezzo, ma recuperata dal Genoa, che poi tenta la ripartenza, ma fa buona guardia Geremia Fazio. Ci sarà tanto qui, forse fuori gioco di rientro. No, è regolare la posizione di Adin Dzeko, che passa in mezzo a due, finisce per terra, non c'è. Abisce anche fallo, molto sparato. È caduto così, tipo gambizzato.
Mai uno sparato. Sì. Prova quindi a distendersi la Genoa, ma già recuperato il pallone Florenzi dalla destra. E poi il tocco centrale da parte della Ninja per. Non è successo niente. No, tranquillo, perché bisogna prendere un attimino. Per tu dici con la mia enfasi carico la squadra. Bravissimo, bravissimo. Io volevo riprendere un attimo la domanda che ha fatto il buon Antonio. Il buon Antonio. Antonio. Occhio però a questo pallone. Buon Antonio è una roba proprio da manzone. Chiedendovi se secondo voi Di Francesco farà un po' entrare Patrick Schick, magari anche per 10 minuti del secondo tempo, oppure lo lascerà in panchina? Secondo te, Fede? No, prego, perché sennò. Secondo me, intanto bisogna vedere chiaramente come si metterà la partita, però potrebbe essere una soluzione. Non penso che questa sia una di quelle convocazioni, giusto come diceva prima il maestro Antonio, quando andava a piacere sushi stasera, no? Nel senso che sbagliando si impara, e quindi Di Francesco, che lo ha rischiato a volte, o comunque lo ha convocato in occasioni in cui magari appunto non è potuto entrare perché non era in condizione, penso che soprattutto dopo un lasso di tempo importante come quello che è trascorso. Sì, parolacci. Hai ragione, il lasso purtroppo è l'arighetto. Perché io mi emoziono, sapete, è un po' così la vita. No, comunque penso che possa entrare. Bisogna vedere, ripeto, perché come si metterà la partita. Sì, io adesso personalmente non conosco la sua condizione fisica. Se è al 100%, per me può entrare anche sullo 0-0. Se non si dovesse sbloccare il match, allora potrebbe essere una soluzione. Ti dico anche che se la partita invece fosse già messa al sicuro, allora è chiaro che se Schick non è al 100%, se si vuole rischiare, si certo. Rischia con pochi rischi, scusa il giocatore. Oh, è finita! È finita. Invece voi che cosa ne pensate? Io c'ho un commento tecnico che in realtà volevo fare più che altro. Un quarto d'ora fa! Che volevo fare a Domitilla d'avanzo, perché sì. L'anno scorso quando andava in onda Noi Siamo Quelli, no? Io facevo un simpatico che gioco torna con da le, dicembre, lo diciamo. Con le teleascoltatrici. Però non è Noi Siamo Quelli. Mi ricordo bene. Chiedevo sempre, ma una classifica dei giocatori della Roma più carini. Siccome quest'anno penso da esterno, sì, che ci siano stati un paio di innesti interessanti, tra cui proprio Patrick Schick e secondo me anche Gengis Yunder, è un bel figo, attenzione. Beh, no. Insomma, è la tartaruga ninja, ma che sei di Dybala che ha preso una porta in faccia. Esatto, uguale. Con una padellata ha fermato però l'auto de faccia, no, forse anche sui piedi, perché però posso dire una cosa, scusa, cosa sicuramente più interessante, io lo so, però che io tu dopo voglio rispondere, no, perché carina, ci mancherebbe, cioè io qui in mezzo sto circondato da estrogeni. Quello che dico è questo, no, ma com'è mo improvvisamente tutta sta cosa, tutta sta mania di Patrick Schick? Sta in panchina. No, ma facciamo, non che c'entra. Però fino ad oggi non è che abbiamo avuto tutto sto gran bisogno. Diamogli il tempo che gli dobbiamo dare. Sta in panchina, sente un po' l'odore del cavo, quello ti parla sempre quando parlo io. Zitto, un attimo. No, prego, vai. Una volta parlavo dell'ultima mezz'ora. No, comunque a parte questo, non è normale, siamo parlati tanto, penso che dire, non perché necessitiamo di vederlo, però è come l'anno dello scudetto. Lo fa più per i turde. Certo. No, come lo scudetto, ha capito che no, ho capito, aspetta, fermati, quello era Emerson, è un altro discorso. Questo è un ragazzo giovane che Di Francesco ha fatto nettamente capire che il problema di Schick non è fisico, ma mentale. Quindi, se tutte le volte che Schick non gioca, oppure sta in panchina, oppure vede la partita, uno comincia a dire sì, però Schick quando gioca, e quello tanto è pischello, e psicologicamente c'è qualcosa che non va, lasciamolo tranquillo. Quando sarà il momento, Schick entrerà e farà il suo. Non facciamoci prendere le manie. Ha recuperato. Fisicamente da un po' che sta bene. E psicologicamente, Di Francesco ha detto: quando Schick verrà da me, mi dirà: mister, sto bene, giocherà. C'ha un senso sta cosa, no? Vuol dire che sì, dei problemi fisici non se ci pensi, è una cosa molto simile a quello che è successo anche con Gerson. Perché tutti, 18 milioni, abbiamo strappato a te, pare che sia veramente il Barcellona, suo piano, E invece mo sta sbocciando. Vabbè, non è ancora uno che poteva. Chiama, c'ha 20, manco 20 fatto anni. Sì, certo. Sì, una doppietta a Firenze. Oh, attenzione, pagato tanto, però. Pagato tanto, desiderato da quando gioca Gerson. E quando gioca, mo gioca. E effettivamente sta cominciando dimostrando a comunque. Gerson non c'aveva un problema di rientro psicologico. Che è grave. Sì, invece, è più grave, è più grave di quello fisico. Secondo me sì, perché fisicamente è vero, si è piazzato. Però Gerson, secondo me, si doveva integrare proprio nel campione italiano. Era proprio sono fuori. D'accordissimo con te, ma non è che se lo interpellavi ti diceva che non fosse Guarda pronto. Guarda che bestia che giocava. Dai Racia, comunque raga, Racia a FIFA 18 è identico. È uguale. Il cross ancora a cercare Dzeko, intanto con il pallone che termina poi la zona centrale del campo allontanato da Izzo, ma il gioco è fermo. C'era fallo forse di Dzeko, che poi discute con Izzo. E Izzo gli ha detto: sai che saresti bene nel film da Natale con me? E ti prego, mutiamolo. No, muto Domitilla, il maestro è questo. Okay. Parla un po'.
Bello, ok, così comunque se ne sono andati nel frattempo i primi 10 minuti. Io andrei a leggere qualche commento. Ah, già stiamo al diecesimo. Io però diecesimo volevo già, sì. Volevo fare la classifica. Sì, dai, vai. No, la chiediamo anche nei commenti. Esatto. Chi volesse fare appunto la classifica dei primi 3 giocatori della Roma. Hashtag non c'è niente da fare. Esatto. Comunque c'è più Totti. Io devo essere sincera, magari i miei gusti saranno un po' strani, però io al primo posto metto Nainggolan. Vabbè, questo si sapeva. Nainggolan e Shaarawy? No, Nainggolan, no. Allison e Patrick Schick. Ma Allison è bello, a differenza di Nainggolan. Però Nainggolan c'ha quel non so che, ma capito? Sì. Fascino da... Sì, sì, è un po'... Da tatuato, rosso. Sì, esatto. L'uomo ha da puzzare. Poi, mo che lo fanno bene a FIFA, prima facevano una sorta di cinese. Esatto, orrendo. Una striscia nera alla testa. Era orrendo. Io fossi stato lui avrei denunciato la Maestro Edonio, sponsorizzato dalla EA Sports. Attenzione, hai visto il post di Khedira che gli ho detto: raga, grazie, però i capelli lunghi li portavo un anno fa. Effettivamente ci sta Khedira a FIFA con i capelli lunghi. E sotto hanno scritto: ringrazia a Dio che ti siamo messo che non giochi più praticamente. Vabbè, andiamo avanti con l'Axalt che ci prova per il Genoa, cerca di guadagnare il fondo, fa buona guardia su di lui Ale Florenzi. Chi è? Che l'Axalt è... Le facce identiche a Nainggolan. Ha preso una gomitata in bocca Ale Florenzi. Ma si è staccato un dente. Vediamo. Si è tutto bruciato? Ah no, gli dà una manata mentre cade. Axalt che c'è le treccine, penso da quando è nato. Io non l'ho mai visto. È nato con le treccine. Non l'ho mai visto con un altro taglio. Florenzi che parla con l'arbitro. Però arbitro. Hai visto che carine ste gomme che ti fanno diventare la lingua blu. Arbitro. Ah, come arbitro Ghio? Abbiamo detto poco prima l'arbitro. Vero provocatore è... Tagliavento. Esattamente. Sempre lui. Giacomelli. L'arbitro è Giacomelli, nonostante Banti. Cioè, diciamolo sta cosa. Clamoroso. Cioè, nonostante andiamo a leggere un attimo i commenti. Mentre arbitro. C'è una rimessa per quanto riguarda il Genoa. Fede. Intanto c'è un calcio di punizione, quindi seguiamolo prima perché arriva la battuta nell'area di rigore con il pallone che viene colpito da un giocatore in maglia rosso-blu. Poi Florenzi, Nainggolan non si riesce ad allontanare. Alla e qui c'è il 2-0 della Roma, ragazzi. Fede Fazio, Nainggolan al limite, prova a gestire un pallone difficile. A Madrid ha sofferto molto quel tipo di giocata racia, pur di non allontanare. L'abbiamo visto, poi era arrivato il gol, poi annullato da parte dell'Atletico Madrid. Su YouTube vogliono Schick. Intanto, questa è la. Potete prendere ieri, era Black Friday. Era scontato. Stava in offerta. E niente, per ora soltanto ieri. Questo. Per ora soltanto questo. Gente che continua a dire: mettete Schick in secondo tempo, che tanto ci fa gol. E gente scontato. Che invece sicuro, no. Era scontato proprio. E c'è gente invece che dall'altra parte si chiedeva perché non giocasse Manolas. E poi una risposta. Io personalmente non ho seguito molto la vicenda, però si è fatto male alla mano da quello che hanno detto. Manolas si è fatto male alla mano. Giustamente. Non aveva sete, questo è il tema mio principale. Sarebbe... Si porta che è per terra, lo sappiamo il perché. Senza necessità senso. Di una bibita. Intanto il lancio a cercare Florenzi. Che anzi, Shaarawy riesce ad arrivare sul pallone la prima volta, la seconda nemmeno. E poi però recupera. Bravo. E Shaarawy. E Shaarawy, sì. Dillo, no? Ancora Juan Jesus. Comunque curioso Kolarov. Piero Giacomelli, sezione di Trieste, fa il ristoratore di professione. Attenzione. Grazie maestro per questa informazione di vitale Infatti, importanza. Partecipa pure a 4 ristoranti del Borghese. Però bello, perso. No. Che gran figata. Inizio comunque mi sa che non si fa le lampade perché è nero. No, ma cioè. Neanche se sì. Neanche c'ha una mucca parcheggiata in barcone, secondo me. Marcord, ragazzi. Chi era? L'ultima squadra. Pare che sta a chiamare qualcuno. A Marco. Attenzione intanto alla Roma con Vai Ale, buono. Shaarawy prova a girare con il l'attacco. Ancora Shaarawy. Respinto a Dzeko. Dzeko, vattene. Murato. Arridateci Dumbia. Della conclusione. Arridateci Dumbia, raga. No, arridateci i turbe. Vabbè. Doppia palla gol per la Roma in una. Qui ha provato prima il Shaarawy ed è stata respinta la sua conclusione. Il pallone è diventato buono per Dzeko. Nel tap-in respinto anche il suo. I turbi dicono che sta a Messico a fare i tacos. Comunque sì, ha aperto il ristorante. A Marcord. A Marcord si dice. A Marcord, sì. L'ultima squadra che ha visto giocare Totti è stato appunto il Genoa. Ah, vedi? Sì. Bene, un momento tristezza. Sì, sì infatti è grazie meglio. Grazie, sì, che c'è intristito la giornata. Ma Marco, guarda, mi dà così fastidio come a FIFA 18, coso che dice. Oh, dai, io. Kolarov. Oh, abbiamo capito che si è fatto FIFA 18. Datte una carmata. Ma che giochi a FIFA? Mamma mia, datte una carmata. Sta sguagliata con FIFA 18. C'è sta cosa, come si chiama? Pardo che dice Kolarov. Che poi è sempre le pizze, non si capisce che c'è sta pizza. Higuain. Higuain è un insulto, penso. Tu metti Higuain quando ti piove dentro. Higuain. Fabregas ce ne stanno, è Fabregas e peggio era Struttman. Dai, che tristezza ragazzi,
E poi questi sono professionisti, oh, comunque. Occhio però che si distende il Genoa con l'apertura sulla sinistra per l'Axalt, che arriva con il tempo giusto a mettere un cross pessimo in realtà sul secondo palo. La conclusione Alisson. E qui è stato concentrato e bravo soprattutto a girare non so chi sul secondo palo verso la porta. C'è andato di piatto, quindi nel frattempo rivediamo la palla col precedente per la Roma, vedi, respinte tutte e due. Altre cose, abbiamo detto che Sharawi è un ex, sì, l'abbiamo detto, vero? Non penso, abbiamo detto che ci sono tanti ex nel... Ma non abbiamo detto il Sharawi, però. Non abbiamo detto il Sharawi. Sì, abbiamo detto. Ah, ok, no, l'aveva detto. Che sa tutto, è meravigliosa questa cosa. Sa uno di tutto, sa uno di tutto, non sa niente, Salvo. Nel frattempo parte un tweet che c'è uno scambio con Kolarov. O con la Rob, con la Rob, certo. L'ho detto apposta, forse. Vai Diego, però stai calma, Domitilla. Gira palla a Daniele De Rossi molto per bene. Ale Florenzi, che arriva dall'altra parte, alza la testa, guarda in mezzo e poi tira, spara una fiondata sulle chiappe dell'avversario. Ha cercato un cross teso a tagliare l'area di rigore. Sì. Bravo a respingere veloso, forse. Manca veloso. No, no, sei meglio te, No, lo so. Veloso no, non lo sa neanche la gioca tutto il regista della Genoa. Strootman, largo per Kolarov, insiste la Roma. Milner in maniera comunque pacata. Lallana. Che partita sta a fare? Non lo so. Nel frattempo sta salendo la quota della vittoria della Roma. I bookmaker cominciano a crederci in meno. In meno? Meno. Ah, meno. Che brutto c'è il maestro a fianco comunque, bookmaker. Ogni volta che parla mi rendo conto che è bruttissimo. Però io dico delle nozioni, dico delle cose importanti. Oh, dove mi di là, so go, occhio so qui, Caramelli. Buco per Strootman al limite, il suggerimento tira. Per Nainggolan. Perin, palla in mezzo. Ha calciato centrale Nainggolan, non gli è partita bene la conclusione. E qui c'era un corridoio, forse... deviazione sì, da parte magari di magari avrebbe fatto meglio a tirare al lato. All'ellato, sì, sì, certo. sicuramente. Nel frattempo un pizzico gomme, non è per niente. No, no, vado no. Sotto un treno. Ho rubato la carta per buttare. Neanche la carta. No, neanche la carta può prendere. Qua c'è un varco che si apre per Strootman. Che ha provato a restituire a Perotti. Sfortunato nel rimpallo, sarà rimessa dal fondo. Comunque una Roma che piano piano sta conquistando crescendo il campo. È vero? Stavo vedendo lui. Lo so. Niente, comunque con questi capelli tu sei molto più... Lo so, sono un figo, è vero. Ma perché tutti mi stai guardando quando sei messi d'accordo? No, che c'era il Black Friday. Ah, pure per i parrucchieri. Esatto. Costava di meno. Vabbè, diciamo che però, il vostro ieri taglio costa poco rispetto a quello delle donne. Ma quindi... non come niente. Beh, diciamo se tu vai da un parrucchiere unisex... Perché poi fa del taglio, è così tanto interessante Genoa Roma per parlare dei parrucchieri, meraviglioso. No, vabbè, siamo un po' divagando. Possiamo divagando anche parlare di cosa ho comprato ieri al supermercato. No, grazie. E voi nei commenti quanto pagate dal parrucchiere? Ditecelo. Ma con hashtag io non pago. Piuttosto... che hashtag io boccia. Attenzione, perché... siete comprati questo Black Friday? Niente, attenzione, perché la Roma viene in avanti con il Sharawi che poi torna dalle Florenzi che proverà a mettere palla in mezzo. E mo come famo? Qui 0-0. C'è una palla brutta per Raja Nainggolan che poi prova a recuperare ma non ci riesce. Reclama un calcio d'angolo. Forse Roma, calcio tiene d'angolo che chi? Cos? Che ha detto che tu sia qua pelata. No, si è letto labiale. Sai che calcio d'angolo comunque. Sì. Calcio d'angolo in favore della squadra giallorossa. Sentito. Sì. Per essere vicino dovresti dire l'unica la formazione giallorossa. No, vabbè, potevo dire pure i Bruni. La compagine. Calcio d'angolo per i Bruni. No. Attenzione perché sta per battere il calcio d'angolo la seconda squadra della capitale. Vero? C'è il tiraccio che hai fatto, Marchetti, che hai fatto. Oh, palla in mezzo, però niente. Poi insiste qui Strootman che ripropone un cross ancora per Giacomo. No, mano, come no? Questa mi sembrava clamorosa. Sì. Ragazzi, c'è un fallo di mano grosso. Come una capanna. Ride, sì. Poi ancora Dzeko di testa, semplice per Perin. Io adesso vediamo se ce lo fanno rivedere. Chiedo alla regia gentilmente di farci rivedere l'episodio del calcio di rigore, dove secondo me sarebbe dovuta intervenire. Ah, oh, raga. No. Mette il braccio. Oh, vabbè, quando si deve mettere le mani, quella c'ha. Oh, zio, il gomito è staccato. Vedi, inquadra un po' strano. Il Cicca era rigore, sì. Sì, sì. Hai visto che ho faccio? Convinto. Guarda che faccio. Molto sveglio. Tanto a lui, mio, ragazzi. Sì, squadra che c'è, ragazzi. Ha fatto caccetta. Però, vabbè, fa niente. Pillo la statistica. Aspettavamo tanto questo fino adesso. Sì, vai. Nella storia fra Roma e Genoa le partite appunto sul campo dei rossoblù sono quasi sempre, sono per la maggior parte dei casi, finite o 0-1 o 1-0.
13 volte 0-1, 13 volte 1-0. È il risultato che si verifica più volte in generale. Oh. Ah. Vabbè, quindi comunque 14, ci sta, questi, per noi, dico. Esatto, che questi primi 20 minuti ci sia abbastanza equilibrio, non, i ritmi siano abbastanza bassi. Ora prova ancora a distendersi la Roma con un lancio verticale per Dzeko, che però non riesce ad amministrare, non riesce neanche da Engolan. Allora, nuovo possesso da parte della formazione di casa. Comunque faccio richiesta che dalla prossima volta quando dico pillola statistica devo farti una canzoncina che fa pillola statistica contro dal maestro Tony. No, però la puoi fare pure te, perché sei stato fantastico. Intonatissimo proprio, con enfasi non indifferente. Io. Cioè, ti sei impegnato a non prendere manco una nota e questo ti fa onore. Non è facile. No, vabbè, assolutamente. Poi se lo chiedere al maestro non penso che il risultato cambi. Ancora Ale Florenzi sulla destra, punta l'avversario. Poi cercherà di mettere palla in mezzo, così è, almeno prende in angolo, bravo Ale. Calcio d'angolo in favore della Roma, la bandierina che divide la tribuna a Tevere dalla curva nord. Così si fa, dammi dirla. Sì, sì, ma io invece sto no. controllando bene sta quello che accade in cambio. No, in cambio. In cambio. Vediamo cosa succede in cambio. No, in realtà sto ancora pensando al parrucchiere, a chi ha tagliato i capelli a Antonio. Al maestro Edonio. Dicono belli capelli anche di Daniele De Rossi. No, non gli stanno male, Daniele. Belli, ho detto. Ho fatto un commento positivo. Sì, quello sta con Sara Felberbaum, mica come così. Palla sì. messa in mezzo e poi viene messa fuori da parte della difesa genoana. Qui sbaglia Raciana Ingolan, quindi regala il pallone grande. Viene recuperato di Domenico Fazio. Palla larga, no. No, queste cose no. Errore in appoggio, quindi possibilità per il Genoa di ripartire. Poi meno male che pure loro nell'errore gli dice anche bene. Fortunati in amore. Sì. Occhio qui che si distende il Genoa, rete di rigore, lancio sul secondo palo verso l'Axalt. Axalt completamente solo, ragazzi. Fortunatamente ci ha messo un quarto d'ora per arrivare sul pallone, poi il contro cross al limite verso Daniele. Compagno, bravissimo De Rossi. Però ragazzi, non voglio dire nulla, lì ci deve essere Florenzi, mo se ci fosse stato Perez l'avremmo ucciso. Sì, è vero, è vero. Fortunatamente invece questo cross è da dimenticare, Florenzi questa volta c'è e la Roma può ripartire in contropiede proprio non con sembra. Florenzi. È quello che dicevamo la prima. La Roma che fa pochissimo tanto, movimento, è vero? Quello, c'è tanta una partita molto ritmi blandi, insomma, per entrambe le squadre. Ritmi blandi. Anche il Genoa. Un applauso per favore. Grazie. Anche più di uno? No, ritmi si sente così blandi. Vicino al microfono. No, comunque anche il Genoa per nostra fortuna, per carità, sarebbe potuto ripartire molto più rapidamente prima. Invece fortunatamente il ritmo è stato blando anche lì. Vabbè, diciamo che non ne stai abusando, no. Come sta, squadra parla Che papà. Volevo dire che come squadra comunque parla anche la classifica. Diciamo che il Genoa ha cambiato allenatore, quindi si trova anche in una situazione abbastanza un po' di rifacimento in un certo senso. Proprio sì, sì, no, blando della, rifacimento molto cambiato. Quindi stanno ancora in prova, ecco, con il nuovo allenatore. Quindi è normale che è una squadra che deve trovare di nuovo la sua identità. Giusto. Mentre questo la accade Roma, se la vediamo da un punto di vista stocastico, per dire. No, non io so che cosa ne pensi dire il maestro Antonio. Tira fuori in termine pure te così, ad minchiam. Sick Wolf. Bello, no, però devi dire una cosa seria. Non... Nell'attesa, volevo un attimo riprendere le parole di Monchi nel prepartita, perché ci stavano due spunti interessanti, secondo me, no? Sì. Gli è stato chiesto in ripresa rispetto alla conferenza stampa del mister. Raffreddore, lo sento. Riguardo gli innesti di gennaio e dice Di Francesco ha detto che è contento così, aspettiamo Emerson e Schick, saranno i migliori rinforzi per la squadra, siamo vicino a quello che l'allenatore ha in testa, c'è il margine per migliorare, la squadra continuerà a crescere credendo nel lavoro di Francesco. E poi una parolina sullo stadio, perché gli chiedono quando potrete dire ufficialmente che lo stadio si farà, dice speriamo nella prossima settimana di dare questa buona notizia, la società se lo merita, quindi insomma potrebbe arrivare anche un'ottima notizia sul fronte stadio. Però seguiamo questo calcio di punizione sotto la tribuna Montemario, se fossimo all'Olimpico di Roma, calcio battuto da non so chi sia e niente, nulla di fatto. Sì, comunque volevo dire una cosa, sono molto d'accordo con quanto detto da calcio, perché secondo me, ragazzi, c'è anche da dire che alla fine la Roma secondo me non ha bisogno di tanto, secondo me si può cambiare tutto, non so, non ha bisogno di rinforzi. Io ho dovuto chiedere la rosa per un tanto, mi sembra ieri o l'altro ieri. Noi abbiamo buoni giocatori, qualitativamente parlando, perché noi siamo prendere un giocatore e al posto di chi, perché effettivamente in questo momento abbiamo al di là degli importi, insomma, infastidito di questo scelto.
No, ma siccome il mercato è a gennaio e poi basta, forse è meglio prevenire che curare. Sì, io devo un terzo portale. Dimmi. Successivamente parla, lascia fare. Per quanto riguarda i difensori centrali, comunque abbiamo Manolas, Juan Jesus, Fazio e Moreno. Quindi sinceramente io non so. La Roma è abbastanza coperta. Anche prendendo un difensore, sinceramente lasceresti a morire due che potrebbero giocare titolari senza troppi problemi. Sulle fasce addirittura abbiamo tre terzini destri e due sinistri. Ma sicuramente siamo molto completi, anche vero che la stagione, essendo molto lunga, ci dà anche la possibilità di vedere quei giocatori che, ad esempio Gerson, a inizio stagione nessuno l'avrebbe dato come esterno alto a destra. Di Francesco lo sta proponendo, sì, anche secondo me Di Francesco lo sta proponendo spesso lì. A Firenze ha fatto anche due gol, quindi aspettiamo. Lo stesso De Frel, lo stesso Under, sono tutti giocatori che al momento magari appaiono come giocatori inutili, ma secondo me basta che si possano sbloccare, insomma. Sì, ma poi diciamo... Intanto al Genoa qui con Alisson che non esce. Non esce, infatti per quale motivo non è uscito? Qualcuno ce lo spieghi. Diciamo anche, comunque vi dicevo che secondo me la Roma è difficilmente comunque prenderà un giocatore, a meno che insomma non passi, ora io non voglio parlare anticipatamente, il girone di Champions. A quel punto si potrebbe forse pensare di investire dei soldi su un centrocampista, visto che... probabilmente De Rossi a fine stagione saluterà. Non so se saluterà. Che sai dire? No, però. Secondo me sì. Secondo me no. Però ecco, forse ecco, adesso dirò una cosa. Questo pare troppo Ronaldo. Dirò una cosa un po' impopolare. Secondo me, guarda un po', il centrocampo della Roma quest'anno pecca leggermente di qualcosa. Perché se tu ci pensi, Gerson ormai è quasi più un esterno d'attacco, perché gioca spesso lì. Florenzi ormai è un terzino destro. Ecco, allora magari lavoriamo sul terzino destro. Questo, terzini e magari un innesto a centrocampo di qualità. Prendere un terzino destro sarebbe secondo me stupido. C'hai Florenzi che è adattato, Bruno Perez che è un ex carciatore, Karsdorp che è rotto. Sì, però tu non devi pensarla in funzione della formazione, tu devi pensare che c'hai Karsdorp che è rotto, ma ha speso 20 milioni, quindi quando torna autovalorizzato. Fermate, prendi uno a destra in prestito. A gennaio, a giugno glielo ridai. E così e facendo tu lo metti Florenzi praticamente in panchina, o Esharawi in panchina, o chi che sia in panchina. Bruno Peres me lo fa diventare un ma ex che... giocatore. Qui due devono fare rotazione là davanti. E Esharawi e Florenzi devono fare rotazione davanti come esterni destri. Ma ce ne abbiamo tantissimi. Ma chi ci abbiamo? Cioè abbiamo un Der che ancora deve crescere, parla mezza parola italiana. De Frel. Ma per favore. Ma credo l'hai pagato, ma non puoi relegare. Ma che vuol dire? Perché ha pagato l'auto, è uno scarparo, ho pagato, faccio giocare. Non si sta integrando De Frel, ragazzi. Ma non va così, c'è una società, non ragiona così. Non è che poi ti vabbè, ho pagato, ha fatto 10 partite, ha sbagliato. No. Ciao, se vediamo l'anno prossimo. Però non hai capito, non posso stare con terzino. Cioè, non ci abbiamo un terzino titolare buono. Uno rotto, uno adattato, uno che c'ha due piedi sinistri. Non si può fare sta cosa, regà. Non si va da nessuna parte. A meno che tu non piazzi Bruno Perez. Infatti l'idea è proprio quella di piazzare. Ma non lo puoi piazzare a gennaio, no, Bruno gennaio Perez. No. Ma manca a giugno. Ma allora non piazzi mai, aspetti che scade e poi lo sghiespari. Oh, scusami tanto, ma se io oggi ti offro Bruno Perez, ma te lo prendi? Si sono presi Turbe. Ma che... davvero, Oh, dopo tre anni si sono presi Turbe. Che sappiamo a chi dà, l'hanno dato a Messico, ci hanno dato 5 milioni scarsi, manco ci credo. Secondo me gli hanno dato i soldi, hanno detto fate la finta che c'è stato a pagare. No, ma secondo me l'idea è quella di darlo via. Ma sono d'accordo con te, il problema è per le prestazioni. Attenzione, che tanto c'è il Genoa che entra prepotentemente in area di rigore della Roma e la Roma qua si è un po' addormentata. E fortunatamente c'è Florenzi al posto giusto sull'iniziativa da parte di Izzo. Roma che adesso deve ricominciare a giocare a pallone, deve cominciare a fare la partita. Infatti non è che si sono viste grandissime, anche sì, esatto, grandissime palle gol sia da una parte che dall'altra. Secondo me in un certo senso, non so se dico una cosa giusta o sbagliata, ma la Roma, anche se ha perso a Madrid, secondo me per episodi poi alla fine, comunque dei sbagli anche dei singoli giocatori, trovo comunque una Roma che in certe situazioni è un po' scoperta, nel senso che anche in questo caso ci sono giocatori del Genoa che non sono coperti e la Roma quindi è anche un po' disattenta, perché sappiamo che il Genoa, appunto, come ho detto prima, è una squadra che deve in un certo senso ritrovare la sua identità, però è sempre una squadra che può far male nei singoli giocatori. Poi non so se voi siete d'accordo. No. Devo essere sincera che è una partita che la Roma deve sbloccare
assolutamente, se no. vuole rimanere in corsa, insomma, per i piani alti della classifica. Tradotto, esatto. Tradotto 0-1 Kolarov su punizio, come tutte le partite di sì, sì, esatto. Atalanta 2.0 praticamente. Torino 2.0. Ci va bene, per carità. Sono sempre tre punti. Comunque, tornando sulla partita di Madrid, ragazzi, se c'era una partita da poter perdere, tra virgolette, alla fine, se ci pensi bene, quella giusta era quella di Madrid. Sì, no? Sì, assolutamente. Che ti dà pure un attimino di dimensione pure. Sì, 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 ti fa tornare un pochino con i piedi per terra, esatto. Ed è comunque una partita in cui la Roma fa più dell'Atletico, io resterò sempre di questo parere. Il primo tempo. Soprattutto nel primo tempo. È normale, ma come detto in telecronaca, che poi nel secondo l'Atletico debba attaccare per forza, tu ti adagi un po'. Intanto così. Fuori gioco, lui ha ciccato il pallone. No, fuori gioco lo sai perché? Abituato io a giocare a FIFA, che lo vedo subito. No, era solo per far maestra idoneo. No, comunque a parte tutto vorrei ricordare dopo di spacco, maestro, che il Genoa non ha mai vinto fino ad oggi in casa, però ecco fatto, mamma mia, però comunque no aspettate, però comunque ha sempre messo in difficoltà tutti i big, perché ha perso 2-3 con il Napoli. Tanta attenzione, seguiamo questa sera e con la Juve anche. Sharawi Perin, semplice. Sharawi che tira la mozzarella. Pallone, sì. Ha perso 3-2 contro il Napoli, fra l'altro il Napoli ha vinto grazie all'autorete di Zukanovic. Poi comunque ha perso 3-2 contro la Lazio e a 8 abbiamo punti visto dalla come, fine. Sì. Poi ha perso, non stavamo a parlare grandi squadre. Poi ha perso 4-2 contro la Juventus, andando in vantaggio per 2-0. Quindi alla fine se l'ha sempre giocata. Poi anche andiamo a vedere le partite che ha fatto fuori casa. Ha pareggiato 0-0 a Milano contro il Milan e 1-0 ha perso a Milano contro l'Inter. Quindi alla fine che ha sempre perso. Sì, no, ci sono state partite. Questo appunto è stato l'ago della bilancia, secondo me, che ha fatto poi esonerare Juric, ok, il derby, ok, tutto. Però comunque ci sono, diciamo, al Genoa è capitato secondo me un calendario molto molto fitto, perché comunque tu devi giocare tutte le partite in casa contro le più forti, per me quello è ciò che non va. Cioè quando tu giochi in casa contro le forti e fuori casa contro le più piccole, a quel punto perdi tanti punti. Ma al ritorno non è un bene, scusami, nel senso. Un rigore per il Napoli, lo seguiamo con attenzione, sì. Perché è. Volevo solo questa cosa. No, intanto è la mezz'ora. 32esimo minuto, calcio di rigore per il Napoli. Lo andiamo a seguire perché potrebbe riequilibrare un po' la classifica. È importante anche per noi dopo la vittoria di ieri. Ragazzi, il giocatore di Icardi. Però vabbè, lasciamo stare. Vabbè, parlando di Higuain. Secondo me Icardi al momento c'è un'altra storia proprio. Sì. Un altro giocatore. Fallo di Angella. Sì, su Maggio. Rigore sbagliato dal Napoli. Rigore sbagliato credo. Dal Napoli. No, sì. Veramente. Sì. Vi aggiorneremo quando sapremo di più. Rigore errato. Giorginio non è riuscito a trasformare il calcio di rigore. Che brutto campionato che sta a fare Giorginio. Che poi, tra l'altro, è un bel giocatore. Che tra l'altro è anche ammonito. No, poi il gol. Arriva anche il gol. Su ribattuta di Giorginio, fra l'altro. Arriva anche il gol. Come fa? Ma non è possibile sta cosa. Si può fare. Se respinge il portiere, sì. Se prende il palo, sì. 33esimo minuto, Napoli in vantaggio. Contro Dica 33. Ed è il primo gol del pomeriggio, perché in realtà anche tutti 0-0. Comunque io volevo sottolineare la stranezza di questo campionato, proprio perché non puoi mai dare niente di scontato. Basti pensare alla partita che ha fatto la settimana scorsa la Sampdoria e quella che ha fatto poi contro il Bologna, no? La vince Caio, attenzione però, perché qui c'è Raja Nainggolan con il sinistro, palla che viene ribattuta, poi ancora Kolarov che fa una cosa che non si sa, cioè roba che manco il maestro Edonio. Ha regalato il pallone in maniera orizzontale, prova a distendersi. Bravo, Pirrosi, che non arriva. Bravo. Bravissimo Juan Jesus a mettere, anzi a tenere con il fisico a conquistare la rimessa laterale. Quindi dicevo, questa è la dimostrazione che in questo campionato potresti vincere con chiunque e perdere con chiunque. Esatto. È la bellezza del campionato italiano. Finalmente, sì, infatti, che si è molto livellato. Io non sono, cioè non mi fa così strano stare a Genova al 34esimo e sta ancora sullo 0-0, perché comunque il Genoa, l'abbiamo detto, non è squadra che ti regala no assolutamente. Abbiamo poi visto quel cambio e le varie scorso. Motivazioni e tutto il resto, certo. L'unica cosa che non mi sta piacendo in questa partita è che non vedo, cioè vedo la Roma propositiva fino ai 16 metri e poi non sì, conclude quasi senza idee davanti, ogni tanto, cioè si arriva al tiro in maniera timida, anche la conclusione di Nainggolan. Com'è il tiro in maniera di tipo tiro scusato, tipo così? No, veramente sembra di tiro morbido. Arrivi là e tiri tanto per doverlo fare. Vero, senza convinzione. Vorrei far gol, però scusate, ma tiro. Il Sharawi, Nainggolan, ci hanno provato in tanti. E quindi bisognerebbe essere un po' più cattivi.
molto semplicemente, perché poi è una allora raga Batistuta, vedrete che alla fine la deciderà un signor giocatore, un centravanti, ragazzi. Tra l'altro oggi giusto per fare una citazione simpatica, insomma, Roma prova ad attaccare, la palla resta lì, si prova ad offendere sulla fascia sinistra, ma il Genoa si copre bene in fase difensiva. Ci sono dei movimenti all'interno, tra cui quello di Perotti, non è in fuorigioco, riceve il pallone, la può mettere mo al sì, Jegor è in fuorigioco. Bene. Dicevo, fra l'altro, peccato perché ha fatto un bel movimento, sì, Perotti lì, giusto per fare una citazione simpatica, prima di venire qua stavo sentendo casualmente una canzone di due simpatici tizi, tali ASR Music, Geco, per cui brutta gente. Per cui magari la decidesse lui, sarebbe veramente molto molto esilarante sta situazione. Che diciamo che è da un po' che non segna Edin. Ma insomma, dal sì, Chelsea. Dal Chelsea, esatto, dai due, dalla doppietta. Ha fatto due golletti brutti. Sì, bruttissimi, poi dalle altre cose che hanno portato addirittura la Roma in vantaggio a Londra e poi hanno pareggiato gli altri, ma comunque è stata una delle forse partite bello, più belle della Roma. Bella la palla di sì, bello anche lo stop, poi il tocco, beccato. Cioè, allora lui lì ce ha la palla Juan sul Jesus sinistro, sto lancio, Juan Jesus per carità bravissimo, e ce l'ha quella palla sul sinistro, fa un colpo di tacco per servire Dzeko. Vedi quando ti dico poca convinzione, a volte ci perdiamo per il tacco, per la preziosità. Beh sì, citazioni molto simpatiche. Attacca il Genoa adesso dalla sinistra con Laxalt che prende il fondo, vuole andare alle cross, è rimpallato, poi passa anche su Florenzi, riesce palla a metterla, palla che è uscita. Continua a giocare, ma la palla è rimasta in campo, poi non esce neanche stavolta perché la tiene il Sharawi. No vabbè raga, un vero provocatore da Javento, infatti assurdo, secondo me era uscito quel pallone, evidentemente no, perché sennò si dice ammazza, te se non nasconde niente. Una spada. Fenomeno. Comunque guarda come la guarda il buon PF, a me non me ne fotte in caffo, io lo dico. Andiamo avanti. Qui ho fatto una citazione che magari potevo anche evitare, ma mi è venuta così spontanea. Andiamo avanti con il Genoa in possesso di palla con Laxalt, quindi possiamo dire Genoa Laxalt, se vuol dire sta sì, cosa. Veramente tristissima, sì. Mi chiudi il microfono da solo. Vabbè, dai, mi autocensuro. Meno male. Ah, finalmente. Che non ho capito, che hai detto? Chi è questo? Tarabt. Un bel giocatore, a me piace tanto. Poi vediamo Spolli, che è stato. Diciamo che è stato uno di quelli che ha fatto la storia della Roma. Quando ha militato, no? Spolli, cioè, ragazzi. Lui ha militato. Cioè, come ha scartato la panchina Spolli. Come ha militato, lui non ha militato nessuno. È ancora calda qua quel posto, cioè. Non scherziamo. La Roma in possesso di palla, possesso abbastanza sterile, così come abbiamo detto fino a poco fa. Arriviamo ai 16 metri, poi merito anche di un Genoa che secondo me difende anche in maniera abbastanza ordinata. Non riusciamo a dare il via alla goleada giallorossa, che qui secondo me fai un gol, poi dopo poi il resto sì, arriva una valanga. Il problema è che non fai il primo, di conseguenza stai ancora lì. Qui è nostro, perché noi non tiriamo mai. Mai è sappiamo, tuo, corso, parla per te. Sappiamo che in porta c'è un ottimo estremo difensore, quale appunto Perin, che però non è ottimale nelle respinte, cioè lui respinge sempre corto. Tirare non costa sì, nulla. Sì, vabbè, però se gli tiri un buon pallone, cioè per quante volte può parare, prima o poi entra il pallone. Gol, raga. Questo è gol, questo è gol, raga. Bello, questo vai, è gol! No, peccato. Molto vicini con Edin Dzeko, palla poi che viene recuperata da Diego Perotti. Ancora vai Diego, buono, servila. Bello il cross di Diego Perotti, che però poi viene respinto da un difensore. Le palle in mezzo all'area arrivano, anche alte e buone per Diego, però diciamo che non sono state sfruttate al meglio. Ed è questo uno dei motivi per il quale io magari ho un pochino di nostalgia nei confronti di Dumbia, oppure per Mattia Destro. Io pure. Diciamo questa cosa. Ma però Destro zitto zitto i gol li faceva. Sta buono, per favore. Palla che viene recuperata di nuovo dal Genoa e qua c'è un ottimo pallone. Ma con Rosi, ma Rapt con Rosi il pallone. Ciao Juan Jesus, sono io. Ma però il Genoa che ci prova. Genoa da parte di Rigoni. Ancora adesso, Juan ragazzi, Jesus. Fare attenzione. Ma Ingolan ne mette fuori. Che gioco poi di gambe. Non è Florenzi, no, Sharawi, c'è ragione. Bello. Qui Rajan Ingolan perde un pallone a centrocampo e quindi il Genoa si riorganizza. Sì. Ancora apertura sul vertice destro. Uno contro uno sempre da parte di Rosi che vuole il fondo e va incontro a Kolarov che lo aspetta e gli porta via il pallone. Poi l'incontro ai saldi. No, però se stiamo venuto ai saldi ci sarà un motivo, no? Ecco, infatti hai prevenuto la giocata di Ingolan. Sì.
Fa troppo ridere. Maestro, lui è un deficiente, te lo faccia dire. Perché non dici che go che ha fatto Raja? Ancora Genoa che insiste con questo pallone dalle parti di Pandev, che poi non riesce a tenerla. De Rossi riconquista il possesso e quindi prova a ripartire la Roma, che si distende con Florenzi. C'è l'arco del Sharawi, la porta ancora Bello De Nonna, che parla in direzione delle 92. Movimento nullo però da parte dei compagni. Allora si ricomincia da De Rossi, ancora il Sharawi che è vicino a Nainggolan. Ecco le palle per il Ninja, poi Strootman non prova la conclusione perché non c'è lo spazio, quindi allarga per Kolarov. Siamo a 5 minuti dalla pausa. La Roma che prova ancora una volta timidamente, qui esce il pallone, rimessa viene perso per da la formazione giallorossa. L'assalto, sì. Non mi sbaglio. No, penso no. Sia stato forse sembrava... Mentre la regia ci ripropone ancora i due cross precedenti per Edin Dzeko, che non è riuscito mai a trovare lo specchio della porta. E allora, al lancio da parte di Manchester, qui molto buono per Nainggolan, buono anche lo stop, ma sì, Nainggolan è un pochino appannato sì, oggi, sì. Ma anche a Madrid. Sì. Comunque, giusto per lui, ricordiamo anche, visto prima si era citato Mattia Destro, il grande campione che sta facendo Mattia Destro a Bologna, con i suoi un gol. Va bene. Prima volta sì che mi dà ragione, oh, assurda sta cosa. La Roma che viene avanti adesso, che fa possesso palla con Ale Florenzi, ma non c'è movimento, una Roma molto statica, partita abbastanza noiosa, io direi secondo tempo giochiamo a mercante in fiera, sì. Se inventiamo qualcosa. A tombola, che tanto no, ormai giochiamo è... FIFA 18 col maestro. No? A proposito, raga, che fate a Ferragosto? Mi porto avanti, perché ormai le resta hanno chiesto tutto, ancora niente. Raga. Buono qui il recupero, però poi il Genoa torna in possesso palla e c'è Alisson che esce... Alisson Portiere, lo sappiamo che Becker significa portiere in inglese o in qualunque lingua la interpretassi. Sì, che poi c'è anche Becker and Decker, no? Che tu ci fai i buchi nei muri. Ok. Complimenti, complimenti al maestro Edonio che si è meritato la mutazione. La muta, dai. No, è vero, Porello, è che è mancato un sacco di tempo, quindi non c'ha più i termini che c'aveva una volta. Quando siamo al 42esimo del primo tempo, 0-0 tra Genoa e Roma. Linea allo studio, ci stava bene, raga, un po' di quale un sì, bello. Ci stava sì, diamo bene. Linea al maestro Antonio per Udinese Napoli. Sì. Sì, Udinese Napoli 0-1. E niente. E noi stiamo seguendo tanti momenti campi. Momenti di alta professionalità, no, anche che questo. Figo, dai. È multicanalità, io buona, sì attenzione, la palla di Acquero in gioco. Oh, no, palla non riesce di a tenerla Strootman. Raga, non riusciamo nel frattempo qui sì, che fa un carpiato Fazio. Palla poi recuperata da Juan Jesus Fazio. Poi Juan Jesus per Diego Perotti. Viene avanti ancora Diego Perotti. E qui c'è un ottimo calcio di punizione conquistato ottimo, da Diego Perotti. Questa ostruzione proprio. Bam, mamma mia. Attenzione. Sì. Cioè, io stavo con l'Ibanese. Questa sembra quando guardi le Olimpiadi di calcio per i non vedenti. No? Fanno uno contro la... È vero, fanno così purtroppo. Cioè, veramente preparate il pallino giallo sotto il video di YouTube e procediamo. Di Francesco comunque no, è bello la chiusura del canale. Cioè maestro, è un fallo veramente brutto. Io la muto, quasi che lo so, ma io la muto. Lei si prende la responsabilità delle minchiate che dice. Perché io la non muto. Non ho offeso nessuno, è così. So. No, lui stava parlando di Edin. È un altro sport. Ecco un altro. Calcio di punizione per la Roma. Kolarov e Perotti sul pallone, batterà Kolarov, si toglie Diego Perotti, palla che viene messa in mezzo, malissimo, battuta veramente, veramente male, non c'è fuorigioco da parte di Florenzi. Sì. Sharawi. C'è il fuorigioco da parte di El Sharawi quando mancano 2 minuti scarsi alla fine del primo tempo, escluso recupero ovviamente, sì, fuorigioco che c'è da parte di Sharawi. Milano. Sì, Milano ancora 0-0 tra Milan e Torino alla Scala del Calcio. Sto vedendo un Milan poco aggressivo, poco cinico. Però... Torino per il momento regge botta. Fallo di Belotti, quindi calcio di punizione per il Milan. Genova. Genova. Sì, vediamo che comunque il risultato di Genoa-Roma si tiene ancora sullo 0-0. Le due squadre hanno dato, diciamo, in entrambe le parti delle occasioni da gol, ma ancora la Roma che cerca di... Arriva il primo giallo? Sì, il primo giallo forse per Federico Fazio che poi si mette a litigare con
un altro occhio, giocatore Federico. Del un attimo avevo preso, oh. Sembrava non si sa, ha sbroccato Fazio. Sì, Fazio che da tranquillo è diventato tipo un pazzo. Da quando gli hanno dato la conduzione, che tempo che fa, impazzito. Sì, è vero, vabbè, giallo mondo per Fazio, ma andiamo avanti. Linea al Trullo. No, è vero, effettivamente c'era a falla, ragazzi. Al Trullo? Sì. No, non giocano al Trullo oggi. Si è girato e si è preso. Bella, ragazzi. Nel frattempo Florenzi poi col pallone vuole staccare la testa a Rajan Nainggolan. Quando siamo al 44esimo minuto, che scade in questo momento. Volevo dire che parlavamo nelle scorse puntate che la Roma era una delle squadre che è più buona. Nelle scorse partite. Nelle scorse partite, che la Roma era una squadra più buona, sì, del campionato. Perché aveva preso pochi cartellini gialli. Nel e qui Fazio le recupera tutto, sì, insieme. Esatto, tutto insieme. Mo oggi 5 cartellini così. Si legge proprio dal labiale che in maniera molto serena e pacifica dice: io stacco la testa a tutti, così proprio. Nel frattempo siamo arrivati al 45esimo quasi minuto, mentre il Genova va a battere una punizione. Quasi minuto, ragazzi. Cioè, ha vinto. Pare Luca Giurato. L'italiano is dead proprio, attenzione. Oh! Palla che viene messa in mezzo e c'è la girata. Nulla di fatto da parte andiamo del a Udine. Genova. No, aspetta un attimo. A Udine non gioca. C'è vento, partita rinviata. Lo dico io quando andavo a Udine, che qua ne che il maestro, cioè. Rimaniamo un attimo a Genova. Tu detti i tempi, dai un attimo. Con Kolarov che alza la testa, cerca un compagno, lo trova in Daniele De Rossi sulla nostra tre quarti, poi allarga qui. Bene De Rossi, gli sta molto calmo, cioè, e rilassato. Questa cosa mi fa troppo ridere. Un minuto di recupero intanto a Udine, la seguiamo questi ultimi 40 secondi laddove il Napoli sta. La seguiamo questi ultimi. Sì. La seguiamo pure laddove. Lui, Bello, tutto molto bello. Intanto a Genova si è andato negli spogliatoi Scuffè, che è tornato a difendere la porta bianconera. Mette il pallone a centrocampo, vabbè, finirà ragazzi, probabilmente per farla corta, così per farla breve, una la Roma che te, non fa tantissimo per cambiare l'esito della partita. Non so quanto sia merito del Genoa o quanto sia demerito della Roma, fatto sta che non è che abbiamo creato chissà quali occasioni. No, no? È vero, sono d'accordo, la Roma un po' sciapa, sono lì davanti, però io continuo a dire una cosa, io sono uno dei pochi vedovi di Milan Pjanic, mi manca. Che cosa c'è da ridere? Detto questo, l'unica bella notizia di questo primo tempo è un bel commento. Bravo. Perché ci arrivano saluti dall'Argentina. Oh, hola. Vale. E basta, era solamente questa. Quindi ce ne possiamo andare in pausa. Un commento, saluto all'Argentina. No, ciao. Sono tutti chiaramente spam come al solito. Bello, ragazzi, ci andiamo a riposare un pochino. Ci andiamo a respirare un po' di aria buona, perché qui dentro c'è un'aria viziata, come si diceva una volta. Quindi ci vediamo tra pochissimo. Mi raccomando, c'è un link in descrizione che è quello per tipo WWF, no? Salva Roma Crew, sostieni Roma Crew, perché tutto questo che facciamo lo facciamo con tanto amore, con tanta passione, ma a un costo, soprattutto il barbiere del maestro Aidonio. Quindi aiutateci, aiutatelo più che altro. E aiutate Sick Wolf, l'università che si è nascosto dietro il suo omino, che se non altro non è roscio, perché in bianco realtà, e nero, allora, è spuntato fuori da omino suo. Scusa, posso interrompere un secondo? Diciamo anche che io stavo aggiornando il nostro profilo Instagram, e chi non lo facesse ci seguisse su Instagram e ci scrivesse in direct, che magari a fine partita leggiamo i vostri commenti. Bravissimo, no? Oh, regà, però non l'ho interrompita, ha detto una bella cosa. Con quale hashtag? Hashtag Roma Crew porta bene. Dai. Ci vediamo tra pochissimo. Ciao. Ciaone, che ciao.
Rientriamo quando sta per cominciare il secondo tempo di Genoa-Roma. Abbiamo visto già alcune novità, tra le quali Bertolacci nelle fila rosso-blu. Mamma mia ragazzi, diventa proprio... ci hanno messo proprio avanti, c'è niente da fare. Quindi il cambio per il Genoa, appunto abbiamo detto, Bertolacci fra un pochino andremo a vedere al posto di chi o di cosa. Bertolacci esce. Di se stesso. Come esce? Di se stesso. Non ha toccato una palla al primo tempo. Esce, quindi entra. Ecco perché esce. Esce perché non ha toccato un pallone. Esatto. Cioè, ragazzi, io convinto che stesse entrato adesso. Ma siete sicuri? Sì. Allora no, sta semplicemente rientra in campo. Io l'ho dato per entrare. Cioè, bruttissima sta cosa. Però abbiamo un commento prima di qua e poi di là. Telegrafici. Allora sì, sul rigore dubbio. Un po' di commenti dal web. Pare una gallina, altro che mano attaccata al corpo. Insomma, per molti danno... Fa volume, ragazzi, fa volume, quindi di conseguenza se lui non allarga il braccio all'indietro il pallone sfila, quindi interrompe la traiettoria del pallone, è rigore, punto. Io ho detto da inizio, ma fa niente. Sic mi sta per contraddire, ma lo farai no, dopo. No, assolutamente no. No, voglio dire, fra l'altro, l'Axalt è un giocatore molto interessante anche per quanto riguarda la Roma. Siamo stati molto vicini all'Axalt. Un sacco di volte. Sì, sono 3 anni che c'è. Un po' come abbiamo fatto con Bruno Perez, quindi speriamo che rimane là. Esatto. C'hai un altro commento, perché poi andiamo no, anche... La tifoseria è spaccata, alcuni dicono che è rigore, altri dicono, però la cosa, il minimo comune denominatore è quello che stiamo a giocare una partitaccia, quindi dobbiamo vincere e basta al di là del rigore. Questa è una partita difficile da sbloccare. Andiamo dal nostro bomberino, che dici? Sul rigore o in generale? No, in generale, anche sul tempo. Che hai mangiato ieri? Ma ieri no, a parte tutto, il rigore mi sposo in pieno con quello che avete detto voi. Per quanto riguarda invece le match, è una partita bloccata, è una di quelle partite che vanno sbloccate e basta, senza la garanzia che poi possa avvenire una goleada, perché mi ricorda un po' la partita di Torino per certi versi. A me 1-0 e basta. Esattamente, è quello che ti voglio dire, non sarà una partita semplice neanche in questo secondo tempo. Non mi aspetto che cambino molto le cose dal punto di vista della prestazione, anche se me lo auguro. Vorrei più che altro ricordare le due formazioni. Bravo, stavo per chiedere se ci fossero dei cambi. Perché no, i cambi non ci sono. Nel frattempo ho visto Bertolacci per la prima volta, io ho preso un calcio. Era lui? sì, era lui. E sta ancora a terra, oltretutto. E niente, ricordiamo anche che l'unico ammonito è Fede Fazio. Genoa che quindi ritorna in campo con il 5-3-2 o 3-5-2, dipende dai punti di vista. Scusa, perché nel frattempo Ballardini si annusava le caccole. È bellissimo, è un po' una cosa che non ho mai sentito io, e poi le annusava, non capisco perché. Peggio sono della nostra cosa. Mamma esattamente. Mia. E quindi Perin tra i pali, Zukanovic, Spolli e Izzo in difesa con Veloso, Rigoni e Bertolacci al centrocampo. I due esterni sono Rosi a destra e Laxalt a sinistra, Tarapt e Pandev davanti. E risponde la Roma con il consueto 4-3-3, Allison portiere tra i pali con la difesa a 4 da destra a sinistra, Ale Florenzi, Fede Fazio, Juan Jesus e Alexander Kolarov a centrocampo, Capitan De Rossi, Nainggolan e Strootman, anzi gli ammoniti sono due perché c'è anche Nainggolan, e poi il tridente formato da El Shaarawy, Perotti e Dzeko. A questo punto leggerei anche le due panchine, se siete d'accordo. No, ma addirittura. Eh sì, perché tanto è una partita con molto... Con le tribune. Le tribune. Sì, ho capito che la partita è noiosa, però... No, giusto. E poi mi dite anche cosa... Ecco, no, facciamo una cosa interessante. Io vi leggo le panchine, soprattutto quella della Roma, e poi voi mi dite a turno o anche insieme. Quali potrebbero essere i cambi? Esatto. I cambi che... Sempre allora, se facciamo qualcosa di nuovo. Di nuovo, bene. Mi dite chi vorreste cambiare nella Genoa. Ma occhio proprio alla Genoa che si distende con Rosi, che è un ex di questa partita. Vertice destro, il tocco interno per Tarap, che è costretto però a ritornare indietro. L'appoggio centrale che troppo è per spazio. Rigoni. Rigoni sì. Lascia partire le cross sul secondo palo. Veloso, la sponda centrale. Attenzione. E poi la girata. C'è ottimamente Allison. Pandev. E qui Fazio fa, secondo me, commette un errore ai danni dei belli capelli. Perché lo fa girare? Sì, non esatto. Si capelli fa. Sarebbe Pandev, spieghiamo. Oh, perché sì. Belli capelli, bella attaccatura. C'è attaccatura, sì, qua sì, sopra sì. Pandev. Meglio no, del cervello. Altro, se si piega c'ha una forma strana. Comunque devo dire che secondo me la Roma dovrà fare assolutamente qualche cambio. E forse io cambierei proprio Raja Nainggolan, che è ammonito, e Fede Fazio, perché sono due ammoniti appunto per quanto riguarda la Roma. Dentro e, Samuel Batistuta. No, soprattutto Fazio, perché lo vedo un po' in difficoltà sull'avvio appunto di questo secondo tempo. Non so e allora se tra poco d'accordo. Ci dirai anche per chi, una volta lette sì. Le panchine. Partiamo sì. Chiaramente da quella del Genoa con questo cross di Kolarov. Genoa che ha il disposizione tiraccio. A Zima, Rossettini, Biraschi, Kofi,
Omeonga, La Manna, Palladino, La Padula. Ma che, indovina chi? Esatto, Lazovic e la faccia di Totti sotto il programma, ragazzi. No, esattamente. Sono e Pellegrini che tra l'altro all'esordio ci ha segnato lo scorso anno in quel 28 maggio. Intanto De Rossi cerca un cross verso Dzeko, buona la torre, però non no. C'è nessuno. E allora il pallone che viene allontanato, allora, a disposizione di Eusebio Di Francesco, Bruno Perez, Lorenzo Pellegrini, Patrick Schick, Gerson, Cengiz Under, Hector Moreno, Gonalon, Manolas, Skorupski, De Frel, Emerson e Lobont. E Goicoechea. Io adesso, per galanteria, sì, partirei da Domitilla, che comunque no, ci diceva. Ci sto riflettendo un attimo. Falla riflessa. Io allora sempre per galanteria partirei dal maestro Aitonio. Maestro, cosa sapete da me? I cambi che a Roma potrebbe fare. Che cambi faresti tu adesso, se fossi allora, guarda, d'avanzo? Guarda, io ti sorprenderò. Un altro io cross farei comunque uscire Kevin Strootman. Fare entrare Lorenzo Pellegrini per cercare di dare un po' più di velocità e di freschezza, sì, perché appunto Strootman mi sembra un po' appannato come un po' tutta la stagione, a me Strootman non mi sta convincendo proprio, non è duro attacco del maestro Aitonio, non sta rubando l'occhio, cioè. Continua a dirmi che Strootman rinfortunato, secondo me ragazzi entrerà Manolas, secondo me si sta preparando Manolas, e forse secondo, per Fede Fazio era il mio secondo, sì, punto. Fuori Fazio dentro Manolas, perché Fazio è ammonito e rischia di saltare la prossima, lo ricordiamo, importantissima partita giallo-rossa contro, contro logicamente la prossima contro la Spalla. Tra l'altro ragazzi vi devo dire una cosa, io ho vinto il biglietto per una Spalla ma me lo sono perso. No, no, ci andiamo insieme maestro, l'ho vinto anch'io. Vai? Curva Nord? Sì, esatto, è meravigliosa questa cosa. Io ho vinto il biglietto, vado a raccattare. Ma comunque raga, volete decidere che pizza mangiare stasera? No, anche domani colazione domani mattina. Comunque calcetti io metterei sempre 7 perché comunque è sempre bene. Sono d'accordo con voi, andiamo a commentare la partita con la roba che stoppa in qualche modo il pallone. Sì, sì, giovedì, certo. Quindi probabilmente il primo cambio per quanto riguarda la Roma uscirà quasi sicuramente Federico Fazio e entrerà Kostas Manolas. Io vi dico il secondo cambio che farei è togliere successivamente Kevin Strootman per mettere Bruno Perez e spostare Florenzi a centrocampo. voglio no seriamente lo so, ho mutato te il maestro che mi avete stufato. No, ragazzi, ha detto Bruno Perez si è calato il gelo. No, la temperatura è scesa di 10-15 gradi. Fa entrare Gerson al posto di Alisson, cioè non è che può fare come te pare. Io un po'. Sì, sto scherzando, nel senso che boh, non lo so, forse è un azzardo. Oh, buono qui, però Kolarov che viene avanti, poi perde il pallone. Ragazzi, commentiamo pure un pochino la partita, magari se c'è tempo. Giusto se ci avanzano quei 5-10 minuti. Qui c'è fallo in favore del Genoa. Fallo commesso da Daniele De Rossi, che poi inveisce. Contro chi non si sa, forse fallo su direttore di gara, fallo su Rigoni e poi ancora De Rossi che si arrabbia, però sta, è questa la grinta che vogliamo, anche perché la Roma raga deve fare qualcosina in più, se no sta partita. E invece qui si dimentica il pallone Florenzi, ma c'è fortunatamente fuori gioco da parte di Andrea Bertolacci, calcio di punizione molto amici due tra le altre, esatto, cose Bertolacci sempre si è lodato insieme a Romagnoli, 50 milioni al Milan che ci ha mannato. Non so se fuori gioco in realtà o fallo di mano. Comunque se posso un po' tutto, fallo di mano in fuorigioco. Vorrei giustificare la mia affermazione più volente, non ho bisogno di spinta ragazzi, cioè stiamo veramente tornando, io non so quanto Bruno Perez possa darci una spinta, però le caratteristiche secondo me è meglio avere un Bruno Perez sulla fascia che possa dare una spinta, poi ci sta che sbagli qualcosa, però almeno la voglia di andare all'arrembaggio. Attenzione perché qui ce ne vada solo Tarap, attenzione Tarap, e c'è il grandissimo recupero di Juan Jesus, ragazzi, vogliamo bene. Salvatore della patria su Tarap lanciato in porta da solo contro Alisson. Fa un grandissimo recupero Juan Jesus che di fisico sposta l'avversario senza commettere fallo. Però quindi la Roma può ripartire, però, sì. Solo che qui Edingeco fa il movimento, non viene visto dal compagno che non so chi sia, quello chi era, Strootman. Temeva il peggio Alisson portiere lì, dietro. Assolutamente sì, no, l'ha detto solo perché vola di Alisson portiere, esatto, non gli date troppa importanza. Fazio, forse uno dei suoi ultimi palloni toccati, l'apertura per di questa partita. Sì, no, se no Poraccio. Lorenzi sulla sua verticale l'alpa di Strootman. Poi hai deciso te perché magari questo fa entrare Manolas. Occhio qui, Golan a casa. No, può anche essere, però non ci credo né ora né mai. No, non credo proprio. E se uscisse Juan Jesus? No, sta fuori dalla grazia divina. Qui intanto guadagniamo un'ottima rimessa laterale. Si riparte subito da Kevin Strootman. Bravo Ale, mette palla in mezzo che però poi viene respinta. E qui Fazio lotta, recupera il pallone. Ancora il Sharawi per Fazio. E se uscisse un centrocampista davvero per fare un 3-5-2? Non ci credo, no.
No, no. Secondo beh, oddio, no. Effettivamente la partita è strana e bloccata, quindi cambiare modulo sposterebbe un po' gli equilibri. Però non so. Capisco questo cambio, cioè, non lo lascia a caso così. Scusa, cambi modulo. A parte che non è sto cambio. È si è alzato. Fazio, oh, tentato, è ammonito. Il pallone forse è lungo. Peccato, perché aveva avuto una grandissima idea Florenzi. Hanno inquadrato Manolasso che si alzava per riscaldarsi, quando sappiamo che a turno i giocatori si alzano e si scaldano. Che perché... riacchiappo che ha fatto. Sì, no, ha fatto un recupero mostruoso, eh. Sempre salutato. Sempre. È stato anche il nome. Sì. Qui intanto la ciccano in due. Può ripartire ancora il Genoa. Conta Rapte. Juan Jesus. Ragazzi, altro grandissimo recupero. Lo so, però David quando il difensore centrale comincia a essere il migliore in campo, c'è qualcosa che non funziona. E in questi casi, quando Juan Jesus è il migliore in campo, la Roma vince 1-0 con Cola. Lo ricordiamo. Oh, Torino Docet. No, magari. Comunque prova a distendersi con molta calma la Roma con Strootman, vertice destro del campo. Non fa niente, sta sul piede sbagliato. Sì, esatto. Infatti non so perché stia giocando lì. Appunto. Non lo so. Qui il corridoio per Nainggolan, gioca di gambe, la palla non esce. Non esce, buono il recupero di Raja. Oh, che allargate il braccio, andiamo. Il regolamento dice che il pallone deve uscire tutto, su, fatti seri. Juan Jesus in fase di impostazione per Fazio. Centrale da Perotti che si abbassa e si accentra. Diego Perotti che pure non è che abbia fatto chissà quanto, però c'è stato sempre il raddoppio da quella parte. Addirittura viene nel cerchio di centrocampo a prendere il pallone, poi allarga per Ale Florenzi, guarda in mezzo, qualcuno che fa il movimento però, raga. Se non suggerite il movimento non può dar palla a nessuno, c'è poco da fare. Secondo me anche Under non sarebbe una soluzione malvagia. Ci stavo pensando in questo momento, Under. Uno che su qua la fascia magari mette un po' di scompiglio. Lo so, il maestro Toni lo può vedere proprio personalmente, non tu lo odi profondamente. Ma tu toglieresti il Sharawi per Under oppure faresti qualcosa di diverso? No, sì, toglierei probabilmente il Sharawi, che però adesso. Ok, intanto a Florenzi, grande giocata, mette dentro e chiude Quizzo, che era al posto giusto, al momento giusto, su Dzeko. Peccato, ma palla gol per la Roma. De Vrel, eccolo. Cambio che è inutile completamente. No. Dai che la risolve De Vrel, dai. Ma io lo spero, ripeto, ragazzi. Secondo me De Vrel non è scarso, si deve sbloccare. Assolutamente no, non lo penso neanch'io che sia scarso. Però. In questa partita no. Ma secondo dentro De Vrel me. E fuori Dzeko. Voglio vedere De Vrel centravanti. Per svegliare il suo ruolo. No, per vedere De Vrel nel suo ruolo. Attenzione, perché qui c'è una palla buona. La sponda Perin. A terra semplice. Sempre morbida comunque, cioè, sì, no, continuiamo qui, a qui magari doveva darla un pochino più dietro. Però insomma, ragazzi, mo discute Dzeko. No, stiamo discutendo, stiamo comunque un po' il tempo che trovo sta cosa. Cercando di analizzare quelle occasioni che la Roma appunto cerca di avere nell'area avversaria, e quando poi prendono coraggio, alla fine i palloni sono sempre morbidi, cioè non andiamo con molta cattiveria, perché la Roma ha le potenzialità. Adesso comunque entrerà De Vrel, entra penso... De Vrel al posto di Sick Wolf, io credo. Sì, probabilmente sì, di Sick, che al posto di Perotti. Perotti, ragazzi, Diego Perotti, che Diego Perotti non ha fatto non, lo stava di prima però Perotti. No, Perotti, lascia... sì. Per me Perotti è quel giocatore che dovrebbe comunque essere sempre in campo, no, perché all'uno contro uno, lo sai che questo è anche un, secondo me è anche un buon messaggio da parte di Francesco. Non ci sono giocatori che io lascio a prescindere. Sono d'accordo, ma okay? non deve essere sempre così. Esatto. Non hai fatto una partita sotto le aspettative, è giusto che io te tolga. Oh, ma poi perché ci sta che una persona giochi male una partita, magari non è che non è un androide. Vabbè, magari c'hai pensieri su, no, devi essere un professionista. No, nel senso, vabbè, però ci sta quella giornata nella quale magari non stai in palla e quindi di conseguenza non dai il solito apporto, no? È giusto che io te cambi. Certo. Perché sennò passa anche il messaggio che tu puoi fare quello che ti pare, tanto non ti cambio mai, che era quello che faceva un po' Spalletti con Salah, che non cambiava mai neanche se lo pagavano. Una volta l'ha cambiato e ha fatto notizia. No, che poi aveva fatto tripletta, mi pare, Salah, poi sì. Ha preso palo e dopo l'ha cambiato. Dopo la tripletta te cambio pure il piatto. No, cioè, guarda qua, attenzione, perché c'è un rimpallo malissimo, mamma mia, sì. Che allora cosa brutta. Il Genoa dalla sinistra con Tarap, uno contro uno con Florenzi, il pallone è arretrato, attenzione, che arriva veloso il sinistro, Alisson, c'è stata deviazione secondo me. Sì, un po'. Sì, palla che viene smorzata, sì, palla che viene smorzata da un difensore della Roma, dopo andremo a vedere chi è. Qui la Roma che non esce, quindi dà possibilità al Genoa di ridistribuirsi in maniera omogenea. E comunque neanche campo. Stavolta vediamo De Vrel nella sua posizione naturale. Adesso ha preso posizione a destra. Ha spostato Sharawi a sinistra, che magari può rendere qualcosina in più. La speranza è quella.
Roma che comunque nel suo tempo ha alzato il baricentro, però il Genoa velocemente riparte. Vai, infatti, buona la palla in mezzo. Qui. Appena spostato, lo sposta a sinistra, vuol rendere di più, mi risponde con gol. Bravo, gioco. Genoa 0, Roma 1. Gol dell'ex Faraone. Bello. Meno male. No, non mi frega niente, ma che mi frega. No, ma nemmeno a me, però sai, per il morale, sai quanto è importante dare un gol. Guarda, ti posso dire perché è stato importante De Frel, perché ha dato la possibilità al Sharawi di spostarsi dall'altra parte. Questo è un gol. Non solo, perché se guardi fra l'altro il movimento di De Frel, taglia al centro dalla parte opposta, si porta via l'uomo. Perfetto. E Sharawi resta solo, taglia dall'altra parte e con l'esterno la mette a destra. Perfetto. Gol dell'ex, quindi per una volta nella nostra esistenza siamo tra noi. Anche molto difficile di oltre. Sì, no, ma bello. Sì, assolutamente. Gesto tecnico senza Sharawi che aveva già segnato in quella porta due stagioni fa per il decisivo e definitivo 3-2 della Roma, anche l'ultima, ti dico, no? Andiamo avanti. Milano 0-0 tra Milan e Torino. Il Torino attacca sulla sinistra, trova con il numero 10 sulle spalle. Mano di Aic, calcio di punizione per il Torino. Posizione interessante, la seguiremo tra poco. Ma l'avete detto con molta enfasi, linea Genoa. Qui a Genoa non succede una minghia. Dopo il gol di El Shaarawy, il Genoa prova a rientrare in partita e mamma mia che partita che sta facendo Giovanni Gesù, ragazzi. Mamma mia. E qui ancora il Sharawi che sembra trasformato dal cambio di fascia. Attenzione, qui si capisce anche quanto effettivamente conti giocare nella posizione giusta. E poi oltretutto quando segnare, nel senso che poi il Sharawi sappiamo perfettamente che è un giocatore che se segna ritrova anche la sua personalità e la sua grinta. Sì. Quindi sono molto contenta per Stefan che comunque sta facendo una gran stagione. E speriamo che continui così e speriamo che anche altri giocatori della Roma possano ritrovare sbloccarsi magari, ovviamente. Secondo voi per chi era, cioè a chi l'ha dedicato il Sharawi a questo gol? Io un'idea magari ce l'avrei, per uno chiamato Gian Piero. Anch'io ho un'idea. Vero? Ho un'idea, lo ricordiamo, è il club privé. Il maestro di secondo me, ci vuoi parlare un po' di un'idea? Ne parleremo sicuramente in puntata pure. Ne parleremo volentieri. Però no, io dico che questo gol, e poi passiamo un attimo a Milano perché c'è un calcio molto interessante. Ma no, ci frega, la Roma è in attacco qua. Dico, questo gol è anche un po' di Di Francesco, perché questa mossa secondo me è azzeccatissima ed è un gol molto tattico, se vogliamo. Assolutamente sì. È tutto azzeccato. Però possiamo seguirlo. No, ma non mi interessa. Sì, quando sta a vedere Roma, dice solo se fanno gol. Una punizione interessantissima. Sì, altrimenti no. Ma anche la cosa comunque più importante è che la Roma per il momento ha sbloccato la partita, che era una partita difficilissima da sbloccare. Brava. Quindi cerchiamo adesso di mantenere. È costretto un pochino a mettere la testa fuori dal guscio. Quindi questo potrebbe creare un pochino di spazio in più. Sì. Vediamo, buono il movimento di De Frel che viene servito da Florenzi. De Frel mette giù ottimamente il pallone. In mezzo, no, De Frel, non so se ci sia quanto ci sia fallo. Effettivamente era partito già un po' sbilanciato. Il qui ci prova cerca, l'Axalt. Sì. Adesso i ritmi si alzano. Bravo. Ottimo il recupero di Daniele Rossi. E poi Strootman che per un momento quasi perde il pallone. Credo si sia fallo in favore della Roma. Nel frattempo, credo nulla di fatto a Torino perché nulla. I colleghi non ci hanno detto nulla. Pronto il cambio, c'è la Padula al Pierre posto Pandev. Di Goran, attaccatura Pandev. C'ha un pene Sagaruccio in testa, cioè. Non lo volevo dire, maestra, magari lei è veramente una brutta persona. Ci importa veramente poco di quello che sto per dire, però ci tengo particolarmente a dirlo. Voglio fare un applauso a Samir dell'Udinese. Sto guardando a spezzoni la partita Udinese-Napoli. Sta facendo tutto lui, ha murato 5-6 occasioni da gol per il Napoli, continua a lottare. Bel giocatore da tenere d'occhio, anche giovane. Ma te drogate come tutti gli altri? No. Ancora palla in mezzo, buona per nessuno in realtà. Poi arriva dall'altra parte Kolarov che punizione, la Ronaldo Chop se va, attenzione. E comunque se un giorno accadrà che la Roma sarà su Samir, verrà da me e mi direi grazie per avermi dato delle nozioni su questo difensore dirò mai centrale grazie, che Zicca, può anche giocare terzino ottimale, duttile. Non falla finiscila. Brasiliano. Qui ottimo il fallo conquistato da Kolarov. Si lamenta Rosi, ma in realtà il fallo c'è tutto.
Anche se secondo me di là è più un calcio di punizione alle Sharawi. Senti che ti dico, perché vero provocatore dagli evento. Sì. Perché Kolarov, essendo mancino, poi è molto defilata. Lo raccontiamo per chi non la sta guardando. Sul pallone va Marcos Assunção. C'è anche Florenzi sul pallone, perché è, diciamo, a 5 metri dall'area di rigore, ma molto defilato verso la destra del portiere, quindi verso il vertice alto a destra dei nostri, infatti, e dei vostri teleschermi. Stai perdendo, guardando, maestro, fatto insomma, no, vabbè, sotto la tribuna di avere. Io la butto lì. Però si sistemano sì. Kolarov e Florenzi. Batte Florenzi a giro e ti prendi testa. Allora, o Sampirisi, uno dei due. O crossa Florenzi o tira Kolarov. Perché Florenzi? Ci sta anche il tiro di Kolarov. Che... lo vedo bello gasato. Ridacchia. Attenzione. La finta di Florenzi, si è capito, va Alexander Kolarov. Oh, la parata stupenda di Perin. Ma che punizione ha battuto Alexander Kolarov. Come la parata, scusami. Guarda che roba. Pensavo fosse tipo un po' la di vetro. No, pensavo fosse un pochino più angolata. Sembrava però una parata di testa. Ha il merito di magari la vede partire, quindi recupera subito la posizione Perin, ma c'è calcio d'angolo in favore della Roma, dalla bandierina che divide la zona. Cazzo, palla al centro. Oh, attenzione, messa fuori, poi in arrivo che ci prova, magari anche un pochino disturbato, uccide un tifoso. No, uccide no, perché la palla era molto morbida. Dopo, no, infatti lo spregge e basta. Ma Nainggolan li tenta spesso sti tiri da lui, ce l'ha da contratto a campanile. Infatti ho appena visto la palla al sasso e sì, con Nainggolan, quando la prende bene è respinta sempre, da contratto. Contratto lui, gli ha detto non tirare più, e quando tiri Bertolacci col mento a culetto, si vede parecchio sta cosa. Così, commento tecnico. Tecnico tattico. Come dire, ma guardo male, come vedi con che deficiente lavoro io. Ok, 25 minuti alla fine. Per il momento a Genova sta vincendo la Roma per 0-1. Al Genova Stadion. Veramente. Ho detto magari, ho capito male io. No, al Genova Stadion hai detto. No, calcola, no, non certo. Volevo dire Genova Stadium, ho detto a Genova Stadion, e poi mi è uscito male. Detto, sta vincendo la Roma per 0. Buona qui la sponda. Non è la Ascension. Non è un video su Facebook. Io vi invito a riflettere, ragazzi. Scusate, vorrei farvi notare una cosa che sta succedendo clamorosamente. Sì, che noi ci interessa, noi ce questa ne po- momento, sai, poi il resto lo andremo ad analizzare, cioè, quando comunque c'è cerca della carne al fuoco. Attenzione, perché qui c'è liberissimo il mamma mia tiro da parte di Scurfurun del Genoa. E palla che viene deviata. E ricordiamo che il O ha conquistato calcio d'angolo. Assolutamente sì. Lui. Oh! Ma non fanno vedere la VAR! Non ho parole. Che vergogna. Mamma mia. Ci sono stati cambi per caso nel secondo tempo per quanto riguarda Genoa e Roma, oltre Manolas. Manolas è veramente entrato. Oltre, scusa. Cioè, lei è veramente un imbecille. C'è stato un cambio nel Genoa, è entrato la Padula. Sì. Al posto di Pandev. Cross intanto. Attenzione. È rimasto un giocatore a terra del Genoa in area di rigore. Si gioca comunque. Alisson la tiene. Alisson portiere. Ma c'è la Padula. A terra. Oh. E De Rossi dice Arze da cornuto. Manca il sangue. Guarda che roba. Ma guarda, manco se leva un po'. Si è fatto niente. Arze. No, si è fatto male. Oh, ragazzi, però sta chiamando. Aspetta, vediamo. Oh, Daniele. Wow. Ma perché è andata la pizza? Prova TV per Daniele De Rossi, che salterà 7-8 mesi. Ma perché, scusa, ma che senso senza senso poi. Sì, ho capito. No, ragazzi, bisogna vedere. Allora in una partita di calcio cade pure quello che è successo prima. Ecco, mi fa strano pure dirla sta cosa, dove la specifica. Bisogna vedere che cosa è successo prima. Bar. Non è che Matto che una pizza fa. Allora, se VAR è buono, perché De Rossi non salta altre partite. No, se è VAR non è buono, perché c'è da Rossi e che è calcio, sì, calcio di rigore. È calcio di rigore. Ok, Rosso, regà, però meglio così che De Rossi pia tre giornate. A me mo sta cosa, però, mi fa rode, sinceramente. Io sono d'accordo con te, però mo ci danno il calcio di rigore. Perché De Rossi, ragazzi, ha fatto deficiente. Ragazzi, ho capito, c'è. Ma non lo devi fare. Ma chi dà una pizza in faccia, così a gratis. Io però ti posso dire una cosa. Non me ne frega niente. Però vi posso dire una cosa. Io a vedere la Roma al centrocampo con Gonalon non sono mai stato sereno. Guarda, io preferisco un Gonalon che un De Rossi che si comporta in questo modo. Vabbè, qui è stato una specie di che dici bisogna vedere quello che è successo prima. Ma scusa, ma che me ne frega? Pizza, questo da calcio di rigore, cioè, no, io da calcio di rigore e cartellino rosso. E Daniele lo sa, perché a me fa ride quando fa ste facce, come per dire che non no, ho che fatto niente. No, non è vero, invece ce la faccio, come dire. Ammazza. Guarda, infatti c'è il calcio di rigore. Tira fuori il cartellino che è, sì, ok, quindi rigore c'è.
Vediamo rosso. Il cartellino rosso per Daniele Rossi. Raga, giusto, non fa una piega. Mi hai dato una pizza in faccia, ma di che te non fa una piega, non fa una piega, Daniele, non te lamentare. Veramente, esci. Fai proprio quello. Però ragazzi, quello che voglio dire io adesso è che in questo momento, buoni un attimo, in questo momento pareggiare con il Genoa, quando mancano ancora 20 minuti alla fine. Lui, capito? Vedi, aspetta. Lui no, vabbè, comunque. Pareggiare adesso col Genoa quando mancano 20 minuti alla fine, è vero che rimane in 10, secondo me è un danno minore piuttosto che non averci magari De Rossi per 3 giornate. Beh, ma come no? Ma scusa, allora no, noi siamo stati 3 mesi estivi a dire rimanato. La Roma c'è al centrocampo forte, la Roma c'è al centrocampo più forte, la Roma c'ha buone riserve, mo te mi dici che è meglio più ad essere gol del pareggio che sta 3 giorni senza De Rossi, tanto poi gli danno perché... andiamo a seguire questo calcio di rigore. Il regolamento dice che stai sanzionato per il Genoa. E poi finito. Sinceramente vi dico la mia, tanto va, non si sa chi, però non penso di dargli due vabbè giornate. Ragazzi, seguiamo prima del calcio di rigore perché c'è la Padula davanti ad Alisson, tanto deve segnare con il sinistro la Padula, la rincorsa, il tiro, rete. l'aveva pure intuita Alisson portiere. Che cosa, che vuoi questo alla Padula? Ma magari qualcuno l'ha da davvero una pizza in fascia e te rompe il setto, una un gol. Ha segnato un gol. Però... Comunque, mi dispiace, ma questa cosa. Grave ingenuità da parte di Daniele De Rossi. Allora, io Daniele De Rossi lo stimo tantissimo, per carità, adesso non è che sto a fare qua il monologo, eccetera. Però ci sono degli episodi che purtroppo tu da capitano in questa circostanza. Ma questo, ma che lo scoprimo oggi? Sì, ma tu. Ma c'è pure 36 anni, allora, e certo, sei matura e basta. Aspetta, alt, un attimo, con 36. Calma. Allora, il punto è questo, che ci sono delle circostanze in cui tu ti devi dare un attimo una calmata, perché se la partita dovesse finire così, ok, tu hai fatto perdere ma due sapete, punti alla Roma. Posso dire una cosa, però lo sapete quanti ce ne stanno di episodi così a partita? Lo so, ok. E allora? Sì, però non è un episodio che dici si è sbagliato, la pizza gliela ha proprio data. Ma se le danno? Ma se le danno sempre. Sì, ma tu non puoi pizza in faccia, ecco, in area di rigore, dai. Mi fa ridere, sta storia è come quando presero Totti che ha sputato in faccia a Porzen. Ma sai quanto si sputano in faccia i calciatori durante una partita? La cosa brutta è stata che ingenua, e qui c'è fallo di mano secondo me, la cosa ingenua da parte di Daniele De Rossi è stata che tu l'hai commesso quel fallo in area quando sai che poi può entrare in gioco, esatto, il VAR. Okay? Esatto, è quello. Però di quei falli lì che hanno visto noi, se ne vedono un miliardo. Mo c'è poi, un altro giocatore a terra per Genoa. È sempre lui, è sempre il testa di cazzo. Ha ammonito pure Juan Jesus. Oh, io comincio a sbroccare. No, dobbiamo restare calmi sia noi che i giocatori in campo, che invece mi sembrano molto nervosi. Torissone, Fazio deve sta buono, che ha ammonito Alisson, dannato Alisson. Fazio deve staccarlo. Adesso la Roma è nervosa, molto però. Molto agitata, La Roma è nervosa. Ma raga, la Roma è nervosa. Questo ogni volta che prende fallo si butta per terra come se gli hanno sparato in testa. Non è una giustificazione, non possiamo. Ma non possiamo, no. Noi, visto che siamo superiori, dopo il 90esimo io pure rompe. Voglio vedere. Ma come si è fatto male? Non devi. Che gli ha fatto? Non lo fate rivedere per favore. Hai capito? Come è cascato? Da solo credo. Sì, no, non è possibile. Basta con sti cartellini, ha rotto le palle questo. Questo è un cinamonia. No, voglio vedere che fallo gli ha fatto Juan Jesus. Non si è capito. Voglio rivedere. VAR. Non si può. Voglio la VAR e simulazione alla Padula. Non puoi. Comunque, sì, devo essere sincera, i giocatori comunque della Roma devono mantenere la calma in queste circostanze. Ora Florenzi come si guarda Giacometti? Sì. Sì, ma la cosa bella è che tu, anche se un giocatore ti provoca, non devi stare dove provocazioni. Ma io sono d'accordo, fa il gioco loro. Assolutamente. Ma guarda, io questi invadevano l'ora. Io sono convinto che questo è il discorso che famo noi fuori dall'agonismo. Nell'agonismo da partita, quando l'arbitro si gira, non carcio e te spezzo in due. Neanch'io, ma è così che funziona. Ma chi se ne frega, non è il derby di YouTube, regà. Senti, mi fa l'agonismo parlare, che c'è in questi l'agonismo che c'è in queste partite non è l'agonismo che c'è nelle partite che giochiamo noi. Mi segui fino a qua? Allora, se tu cominci a provocare, io prima o poi te devo ridimensionare, perché sennò tu, se mi fai tutta la partita così e Giacomelli sta sempre a fischiare a tirare fuori i cartellini, rompi i coglioni è una certa. Il trasporto che c'è lì non è il trasporto che ci abbiamo noi, è un'altra storia. Stiamo a parlare di esseri umani. La Padula è entrato, si è buttato 2 volte per terra come se l'avessero ucciso. Mo, la prima volta su De Rossi ha preso una manata in faccia. Sul naso ci può sta. Fa male, oh, per carità, ci abbiamo giocato tutti a pallone, no? Ti arriva una pallonata, una manata sul naso, la senti tutta, ok? Ma non è che tutte le volte che ti tocco poi tu ti fa ballerina e ti allungo per terra. Perché prima o poi te ce lascio. Perché è naturale il pensiero. Ho
capito, ma se non era tanto, in cui sei guardato da un fallo su Nainggolan nel calcio ormai. Non dico che è giusto. Puoi fare una cosa del genere. Lo so. Dal momento che De Rossi ha dato una pizza in faccia alla Padula e l'arbitro ha guardato il VAR ed era calcio di rigore rosso, quando la Padula ti ricasca per terra, l'arbitro cioè crede che si è fatto male, perché la prima volta è colpa tua. Ti ha dato una pizza in faccia senza. Sono d'accordo con te. Io non sto dicendo che è giusto. Sto dicendo che seduti da qua dire di non farlo è un conto. Poi stare lì e non farlo è un altro, regà. Come fai a giocare una partita così? No, dico che comunque una volta che tu hai questa opportunità del VAR, devi stare in campana. Allora esatto, lo fermi bravo. Legalmente. Cioè, ti faccio un esempio. Io ricordi gli upstamp che animale che era? Te fermava legale, però tarava. Io fossi, che ne so, tanto per attacca il Genoa con Tarabt che ricomincia ancora da veloso, il sinistro respinto, poi si resta lì, però Roma che deve riuscire a ripartire. È chiaro che non è semplice perché passa in 10. Lo so, però hai perso tra l'altro un giocatore molto importante che ti puliva un po' quella parte del campo. Adesso il possesso del Genoa con Zukanovic che poi ricomincia da Spolli, 1-1 quando siamo esattamente a 15:30 dal 90esimo. Comunque il fatto appunto dell'inserimento della VAR, come diceva giustamente Antonio, è comunque una cosa che va a favore o a tuo sfavore, sapendo che c'è un fallo di mano di quel genere in un'altra partita senza la VAR, magari l'arbitro se ne fregava, andava avanti perché magari non t'aveva visto. Tu pensa... In quel caso tu De Rossi gli dai una manata in faccia, già lo sai. Cioè già lo sai, perché lo fai? Pensate, è stata di Zidane, esatto, con la VAR sarebbe stata una cosa l'apoteosi eclatante. Oh, ringrazia a Dio che Buffon ha intimidito guardare. Posso dire una cosa? Da qui seduti è facile di qualunque cosa, quando stai in campo è un'altra storia. Forse per questo, forse, ma tu devi valutare il suo comportamento, non il tuo. No, non da qua è facile, ma che non sei d'accordo? Ma scusa, da ma qui no, è facile parlare. Allora quanti anni c'ha De Rossi? Ma che vuol dire, Zic? Allora, c'ha 34 anni. C'ha 34 anni. C'ha 34 anni. C'ha 16 anni. C'ha 16 anni. C'ha 34 anni. C'ha 16 anni di carriera alle spalle. È capitano della Roma. Ha avuto una vita, ok? Una vita d'esperienza dietro a livello calcistico. Ok? Non sai che c'è la VAR. Il VAR o quello che cos'è. Tu non puoi dare uno schiaffo in faccia. Non mi puoi dire. Se giochiamo io e te a pallone, da amici, io e te a pallone, e tu mi dai tre carci, dopo il terzo carcio ti do una bomba in faccia. Sì, tra amici, okay. Figurate loro che stanno lì. Sì, di che stiamo a parlare? Sì, ma tu così metti in vantaggio la tua squadra. Cioè, nel senso, tu stai a vincere, ma che. Io posso capire che stai a perdere 2-0. Ecco, qui sfioriamo quelli in gioco. Cioè, la Roma sta vincendo su un campo difficile, ok? Ma che bisogno c'è di fargli un fallo? Oh, non c'è logica in quello che ha fatto De Rossi. Punto. Non è bello quello che ha fatto. Io non capisco però, dal tuo punto di vista. Però, ecco, il punto di vista che ti metto io è questo, è che quando tu stai lì, queste considerazioni a freddo non le fai, okay. Perché stai lì e magari quello ti ha preso a carci tutto il tempo e appena manata che te gli dai te pizzicano. Tutto qua. Quindi non è che o devi prendere o di portare patibolo, ha fatto un'enorme cazzata, ha compromesso la partita, non lo doveva fare, partiamo da sto presupposto. Poi che tu da qua fai delle considerazioni che lui da lì non fa, beh, penso che sia normale. Certo, ma io però sto uno sto che, come dice Sic, che gioca da 20 anni. Oh, può giocare pure da 40 anni. Uno all'anzi, che ha rischiato, oh, vabbè, che bruciasse il mondiale per una comitata e che ha continuato. E questo è Daniele De Rossi. Ho capito. Non è altro. La differenza, ho capito, tra ma chi ce ne frega? È uno che fa ste cavolate. Vabbè, comunque, ragazzi, Sharawi entra con la nonna. Io vorrei comunque continuare a commentare la partita. Poi il Sharawi di De Rossi ne parliamo poi, perché... ne abbiamo parlato anche tanto, c'è poco da dire. Ha fatto una cazzata. Avete tutti ragione, cioè sono tutti spunti interessanti. Comunque il dato di fatto è che ha fatto pure Schick, un errore, vedo male io. Un'ingenuità. Esce Dzeko e adesso, Schick, ve lo dico subito. Dentro con Alonne per il Sharawi. Io spero che possa entrare Schick al posto di Dzeko, anche perché Adin non sta dando quello che dovrebbe dare, ma è anche vero che non è semplice, specialmente in questo momento della partita. Mi auguro anche che Gonalonne possa rimettere un po' d'ordine in mezzo al campo. No, che non facciamo viola più che altro. Anche no, quello è normale, perché è uscito De Rossi che era un perno, quindi è normale che... Certo, no, tutto Alessandro Florenzi. Dove sta? Che sta di... ha levato il Sharawi, sciocco. E quindi De là chi ci sta? Di là non c'è nessuno. Adesso si gioca con De Frelle e Dzeko davanti. Ah, stiamo in 10. De Frelle e Dzeko davanti. C'era qualcosa che non andava. E allora il pallone proprio per Florenzi, 78esimo in corso, 1-1 quando tra Genoa e Roma.
il vantaggio di El Shaarawy, la risposta sul calcio di rigore di La Padula. Qui mamma mia, qui che cosa fa strofa in fase di impostazione. Kolarov ricomincia da Alisson. Non lo so che c'ha Strootman, è poco sereno, non capisco nelle giocate. Non fa un po' paura, come se fosse intimidito. Se ne va. Sembra che manchi di serenità. Qui Alisson portiere dà una palla avanti alla Viva il Parroco. Recupera il Genoa. Quindi adesso loro anche forti dell'uomo in più. Certo. Poi non è che accelerano chissà quanto, perché parliamoci chiaro. Ma c'è. Allora un pareggio contro la Roma. E via più che bene. Qui non si capiscono Florenzi e Cornalonna, c'è molta confusione. A me mi rode proprio, ragazzi. Mamma mia. Ancora il Genoa che imposta. Recuperiamo un pallone, questi a centrocampo stanno a fare come gli pare. Dite qualcosa adesso, diciamo, voi. Sì, no, effettivamente la partita diciamo che si mette un po' male nel profilo giallo. Psicologico per quanto riguarda la Roma, che dovrà cercare, anche se in 10, quindi con un uomo in meno, dovrà cercare sicuramente di trovare il gol in qualche modo. Quindi io metterei che in 10 si gioca meglio. Io metterei a questo punto Patrick Schick, devo essere sincera, perché Salvatore dalla patria, pensa se entra Patrick Schick e non sfiora un pallone. È invece morto. Non lo sfiora, perché lui giocava contro però di loro, dico, quindi pensa, figurati. Sì, però dico, pensa. Ci provato. Però sì. Dico, pensa, è morto. Ma non è morto. Ma no, non è morto. Gli non è dato è fuoco. Ma no, assolutamente no. Però secondo me mancano 10 minuti, lo fai entrare, magari. Ascolta, è l'uomo che ti risolve la partita. Uno che mi sta fuori un mese perché psicologicamente non è pronto, lo posso far entrare una partita del genere? Marco, ha detto Di Francesco. Però lo sai meglio tu di lui? No, ti posso dire che magari l'allenatore dice anche cose che potrebbero coprire una realtà che è diversa, quella, no, di Patrick. No, perché Schick, se è fisico, è fisico, è meglio. Perché io devo dire che un giocatore c'ha un problema mentale quando c'è un problema fisico? Perché la piazza rompe le scatole ogni volta che Schick salta un giorno. E così, ammazzo il giocatore e dico che c'ha un problema di cervello. Ma state fuori, raga? No, di cervello. No, di cervello. So. Problema mentale, nel senso che ora sei stato fuori un mese e mezzo. Esatto, e deve recuperare. Esatto, e questo è. E lo metti in una partita del genere? Questa pressione qua. Ma perché no? Ma che te cambia? Ma tanto stanno facendo tutti male. Non è che se Patrick Schick non si sfiora un pallone, oddio, è morto. Oh, per calciatore, frega. Io dico. La stessa cosa a De Frel, cioè è entrato, non è che ha fatto. Sì, ma quando è entrato De Frel non era questo il risultato. Stai sul 0-0. E non giocavi in 10. Cioè, nessuno ti ha chiamato a far Salvatore della patria. Adesso si sta chiamando Patrick Schick come se fosse il salvatore della patria. Ma no, non è giusto. L'unico attaccante che c'è in panchina. Guarda che ha fatto Fazio, raga. Mamma mia. Comunque queste cose Di Francesco vedono... veramente adirato, perché comunque non è un risultato che per il momento gioca a favore della Roma. E certo, se la partita dovesse finire così, le dovute responsabilità ai singoli giocatori, mi dispiace, ma questa cosa va detta. Nessuno a favore della scaramanzia. Ma attenzione, perché sta ripartendo velocissimo Rosi a destra, il tocco poi centrale per Miguel Veloso, che chiaramente non ha fretta e torna ancora all'indietro da Izzo, che ha seguito bene l'azione. Pericoloso sul sinistro il cross dalla parte opposta a trovare il libero Bertolacci. Dalla tre quarti si sovrappone l'Axalt, che viene servito uno contro uno con Florenzi. D'esterno il tocco per occhio. La Padula, per ancora Bertolacci, il pallone dentro con una deviazione, ma ancora Genoa che insiste. Zucanovic ricomincia da dietro. Adesso la Roma è tutta, esatto, chiusa. Non ci credono del campo. Ma sì, è normale, ovvio. Siamo in 10, ragazzi, siamo in 10, è normale. Bisogna ritrovare una dimensione, bisogna ritrovare assolutamente una dimensione, secondo me comunque non è così sbagliato il cambio di Patrick Schick, ribadisco, se togli Dzeko. Non dico che sia sbagliato, dico che potresti fare ancora peggio. Questo tu che cambio è. Faresti? Bisogna fare delle considerazioni. Beh, io farei entrare un Der. Io farei entrare un Der. Ma che? Secondo me, allora, partita. Ma che? Un Der magari te dà soltanto ma non viene la velocità, ma non è che raga, non so come spiegarvelo. Quando c'hai una ricaduta di un infortunio, quando vai a fare contrasti, quando entri in campo, non ci stai con la testa, perché pensi che come uno te tocca, te sbriciola. Allora non è quello il problema. Scusami, ah, è quello il problema di Patrick Schick che deve superare. De Frel non c'ha lo stesso problema. Di che stiamo a parlare? Dai, De Frel in aria, prova a crederci. Oh. Il Genoa con fatica allontana. Ci vuole un episodio che possa. Bisogna pensare anche oltre sta partita, non sì, è che c'è questo e basta, né la finale di Champions League. Bisogna fare delle considerazioni anche in proiezione futura. Qui Nainggolan lotta intanto, poi Strootman nello stretto riesce a passare, finisce questo per terra, fallo, c'è dai. Fallo. Kolarov, dai Kolarov. Questa magari è una buona posizione. 7 minuti esatti al 90esimo. Ma a me pure se la mette in mezzo e qualcuno la butta dentro, mica è male.
me pure un autogol. Anche due. Ma basta che entra la palla. Ricordiamo che l'anno scorso fu deciso di autogol di Izzo, esatto, mi sa Izzo. Mi sa Izzo. Su iniziativa di Bruno Perez. Sì. Era Izzo. Chiama la barriera, Perin, la sistema. Sul pallone Kolarov, facci godere. Si prepara Alexander Kolarov. Si ha buttato dentro lui, raga. Madonna, che esplode il container qua. secondo me non lo fa, perché Kolarov è da Lazio, molto detto. È un po' lontana. Siamo lontanissimi, Kolarov però ci proverà. Va parte il sinistro Kolarov, in barriera. Una palla che si ferma proprio, cioè proprio calamitata. Cioè, a parte che era così lenta che veramente... Wow, però c'è recupero buono. Mette il pallone fuori. Quando mancano 6 minuti al termine, più recupero. Che disagio. Lo so. Questo è ancora il Genoa che sì, però bella, porta bella fuori il pallone. Dai, regà, vedo Florenzi un pochino lento a tornare in gioco. Per carità, però toccare recuperarla sta partita. Bisogna giocare anche sui nervi. Forza Raja, dentro il pallone per De Frel, non male. De Frel se la vuole portare sul sinistro, cerca lo spazio che non c'è. Poi ancora Nainggolan carica la botta. Sceglie invece un pallone strano per Kolarov, che la mette! Che no! Incrocio dei pali! Incrocio dei pali di Dzeko, clamoroso, non ci dice neanche bene. Strootman tra l'altro, sì. Ma porca miseria. Ancora più clamoroso, gli avrebbe fatto benissimo un gol. Incrocio dei pali pieno da parte di Kevin Strootman col pallone che quando di Namastica, è entrato Tangamo. Vabbè, raga, io quando è giornata piena al culo, il vento tarza la camicia, c'è poco da fa. Li vediamo qui il pallone di Nainggolan, poi messo in ma mezzo. Perché sono destinati a prendere pali, traversi, croci? Perché? Guarda che roba qua. A Perin battuto, incrocio dei pali. Mani nei capelli per Kevin Strootman. Nel frattempo c'è il cambio per il Genoa. Esce Tarap ed entra Bob Marley. Otenga, Otanga, non lo so. Tanga. Ce l'hai. Sì, una cosa così strana. Va bene, comunque, ultimi 5 entra, minuti scarsi. Ciamba Wamba. Il pallone gestito dalla Roma con Fazio, che è ultimo uomo e deve stare attento. La Padura lo ha pressato in maniera molto aggressiva. Poi De Frel, larghissimo a destra. Vai, contro uno con l'Axalt. Si ferma, secondo me fa male. Oh, poi mano, perde no, palla in mezzo a due. La recupera De Frel. Ancora De Frel in tackle. Poi però. Ma sta da solo, però. C'è fallo di Strootman. Madonna mia, però. Manco. Cioè, Bertolacci. Queste cose chiudono come. T'ha sfiorato. Come c'è ragione, Strootman. T'ha sfiorato. Sei andato lungo per terra. Ma che devi fare? Se dai e braccia. Dai, su. E vabbè, ci sta, vediamo il cambio. Pronto Patrick Schick. Meno male che avete detto. Ma Patrick. Vai Patrick, pensaci te. No, ho detto che bello, Patrick, ho detto. Sì. Chi esce, regà, Dzeko? Non lo so. Esce Nainggolan. Capirai che era un motivo. Un po' di fatto attaccante. Però gioca col 2-6. Ma regà, all'inizio partita stamattina Nainggolan è appannato, è uscito. Non è che c'è. Giusto così. Meno male. Giusto. Torna in campo Patrick Schick dopo la partita con la Chapecoense. ha capito. Ha capito quello che ti. No, non è vero che poi ha giocato, si è rifatto male. Ha giocato quel d'occhio però. Oh, vedi Schick perché deve entrare Schick, il Genoa che con quel faccia del merda della Padula. Schick ha ammazzato questa cosa, capito? Cioè, sì, penso che se segnava Argiano. Ragazzi, lo fa Schick Wolf. Lo sono messo pure qua dietro. No, devi levare. No, per carità. Devi levare dal bandierone. Mettite più spostato. Bravo. L'importante è che non copri il bandierone. 86 e 54, 1-1 a Marassi tra Genoa e Roma. Ricordiamo che la Roma ha l'uomo in meno. Qui c'è fallo di mano. Oh. Si gioca comunque. No, in realtà forse no. No, sì, ha dato regola del vantaggio. Allora Schick salta l'uomo, poi si appoggia a Florenzi. Ci vuole imprevedibilità che Patrick può dare, è chiaro, non bisogna dargli troppe responsabilità, ovviamente. O comunque sì, affidarci troppo a lui, però è ovvio che poi le qualità ci sono, quindi la speranza è quella. Non è sicuramente un giocatore che fa il suo esordio in Serie A ed è sbagliato dargli responsabilità. Attenzione, ma Roma deve spingere. Si distende con l'apertura da parte di Gonalon. Dai, che qui ha fatto un bel movimento. Occhio ad Alexander che quasi si perde il pallone, ma ancora Gonalon la mette di prima dentro. Lì però poteva andare sul destro. Per una volta che può fare un tocco in più e calciare in porta, non lo fa. E allora riparte il Genoa proprio con Rigoni. Sto tornando indietro. E poi normale, con calma. No. Ricomincerà normale, da dietro. Regà, ma che pretende? Dai. Un punto con la Roma è oro colato. Cioè. Questi sono i punti regalato proprio. Questi sono i punti che non vanno persi. Quelli brutti della Roma, quelli che poi a fine campionato. Guarda, non me ne parla,
Quindi la Roma sotto questo punto di vista, attenzione, ho messo dentro, mamma mia come se lo mangia, che culo, come se lo mangia quel l'FDM, se lo mangia proprio la grande. Umeong, che tra l'altro stava pure in fuorigioco. Umeong glielo dice a tua sorella, stava fuori gioco, che stai a coprire il bandierone, e va bene che ha portato bene fino a lui, quindi fammelo coprire. No, non mi piace sta cosa, Scaramanzo, spostate, mettite un po' di là, un po' di qua. Siete vedere, bandierone, siete sempre vedere. Ansia. Che tremenda. Fazio, ancora in fase di impostazione, 88 Fazio. E 40. Il lancio verso Dzeko che prova la torre, verso De Frel. Poi ancora il tentativo della 23 di mettere giù il pallone senza riuscirci. E poi il Dzeko che può ripartire in contropiede con Rigoni. Ma fuori gioco di rientro di Lapadula. Calcio di punizione subito, per la Roma. Subito, giochiamo subito. Pronto a sì. Kofi. Questo mo se fa 840 cambi. Oh, Kofi, Kofi, Kofi. Tanto si recupera, raga. E poi in realtà sarebbe così detto da Giovanotti. Sì, esatto. Juan Jesus. Juan Jesus. Kolarov. Il cross verso Schick che mette giù. Occhio Schick che poi viene chiuso. Fallo laterale per la Roma. Perché ride con la Roma? No, perché sta a brigarsi. Non far deficiente, idiota. Stop. Occhio ancora a Patrick. Defilato. Crociato. Finisce giù. Rotto. Punizione per la Roma. Occhio. No, no dai, io non vabbè, fa, dai. Che cazzo. Vabbè, c'è. Non Madonna, perché... guarda, guarda il movimento del ginocchio. No. No, raga. Cioè... No. Gli fa bene. Rischia di rovinare una carriera con no, un intervento no, del no. genere. Raga, gli fa bene. Sti contatti fanno bene. Fanno, gli fanno riprendere consapevolezza che il calcio non è uno sport per le ballerine. Kolarov sul pallone. Tanto si scalda Gerson. Mette in ansia, davvero. Sto roscio dietro. Dai, che ancora. Mamma mia. 5 minuti di recupero. Parte Kolarov. Il cross. Primo palo messo fuori. Chi c'è? Chi c'è? Non c'è nessuno. Riparte il Genoa. Attenzione con Ouaranga. La corsa da parte del numero 40. La sovrapposizione da parte di Rigoni. Il taglio di Lapadula dalla parte opposta. Servito. Non aggancia. Oh, Lapadula ha preso le scatole, eh? E che cavolo. Sì. Ha preso fuoco la torcia umana. Ci credo. Ci ho avuto 11 giorni dal fantacalcio. 3-4 e 2-3. Non ce ne può fregare di meno. Del fantacalcio. E oggi mi rompe le scatole che ho venduto. A me è sempre piaciuto Lapadula. Ma oggi ci ha avuto un atteggiamento che gli avrei dato una pizza in faccia. Infatti, hanno dato. Gli ha dato Daniele. Infatti, lo ringrazierò sempre. Sì. Tu no, io sì. Umanamente, parlando. Spizza Fazio. Sportivamente no. Il pallone ancora per Florenzi. Dobbiamo crederci perché è appena iniziato il recupero. Florenzi qui cerca un pallone strano per Schick. Troppo timido. Poi commette pure fallo. Abbiamo sbagliato tutto. Corre l'assalt. Regà, abbiamo sbagliato tutto. Dentro Fazio. Forza, tutto. Ragazzi. Dai, ripartiamo. Dai. Con Fazio che la porta. Poi si appoggia con Alon. Sarebbe Kolarov larghissimo. Eccolo il pallone per Alexander. Che può andare all'1 contro 1. Fate movimento. Schick e Dzeko davanti. Eccolo il pallone diretto in aria, messo fuori. Poi sta arrivando Fazio a rimorchio. Eroico Fazio che cerca Schick e lo trova. Defilato sull'auta di sinistra. Sempre Schick. Dietro il pallone per De Frel che però la palla sul piede debole. Non mettiamo in mezzo. Poi Florenzi si deve cercare però un pallone in area di rigore. Saltare tutti sul schemi, sinistro però. E poi Strootman cerca adesso questo lancio troppo morbido. Vabbè. Che arriva a Perin. Perché morbido da casa tua e non dal fondo? È quello che non va bene. Perde tempo, capirai. Mette in quarto d'ora. Schick. Stanno tutti là. Sono saltati un po' tutte le marcature e tutte le posizioni. Anche perché non credo che De Frel stia facendo l'esterno a sinistra. Sono tipo due punte con Schick esterno. Che fa un po' come gli pare. Vabbè. Pallone ancora verso Schick questa volta che la spezza per Dzeko. Invece è sempre Schick che qui comunque sta facendo male. Finisce per terra, calcio di punizione netto per il fallo di Rosi che lo ha tornato per la manica. O forse Veloso non ci sta, non so se il fallo l'abbia commesso Rosi, penso di sì. Ma l'importante è che al 92esimo c'è un calcio di punizione per la Roma. Che Francesco limite. Gli hai detto entra e prende punizioni dal limite, va. Eh sì, il fallo è netto. Dentro, dai. Siamo al limite, vertice sinistro, chiaramente posizione molto defilata per andare in porta. Kolarov e Florenzi sul regà, pallone. Non parlate però, cioè, mezz'ora a parlare su sta punizione, sbrigatevi e giochiamo. Parlano con l'arbitro. Dai su. Mamma mia. Che si sa fare? Questo è il ballo del tempo. Mamma mia, perso. Se lo piano in faccia. Guarda, speravo. Io sono o segniamo o piano in faccia. Rosso per tanto, mamma mia, sempre a parlare la mentalità, sarò per le scatole. È finita alla Dacia Arena. Il Napoli ha vinto con l'Udinese per 1-0. Porca miseria, ladra. È pronto Kolarov. La sua rincorsa, palla dentro. No!
Cos'è accaduto? Non è vero, c'è la scicca. È gol, raga. È gol? No. Credo di sì. L'arbitro ha fatto. Ha dato punizione. No, aspetta. C'è la scicca un centimetro dall'1-0. Buoni tutti. Questa è spaccata a mano. Ma che hai fatto? Si è fatto la vaccina. Ragazzi, ho fatti male tutti. Non so che è successo. Allora, rivediamo il gol. Il De Frel. La palla, però, non è mai entrata, caro. No, più che altro c'era scicca un metro. C'era scicca un passo dal gol. Però. Comunque, secondo Scicca me. Un calcio a tutti, Carco. Ci ha visto più niente. No, Scicca ha provato. Però la palla non era presa dal portiere. Non è mai entrata, raga. Sì, ma la palla non era presa dal portiere. Alt. Il portiere qua, però, che cosa fa? Cioè, praticamente si è buttato. Scicca era a mezzo centimetro dal gol. Poi c'era Scicca che crollava tutto. No, infatti. Ma infatti ero convinto che fosse entrato il pallone. Cioè, guarda questo come ha difesa la palla con tutto il corpo. Sì, ma non si può fare, è per quello che faccio, esatto. Sto chiedendo la VAR. Perché è rigore, se guarda la mondiale è rigore. Perché il difensore non può fare il gioco da terra e bloccare la palla con le gambe a terra. Cioè, non lo so. Se lo dovete dire a me, o dovete dire a lui. Infatti, mo se stanno a parlare. No, ma stanno a parlare, ma non vedo. No, d'altro non è intenzionato. Giacomelli non è intenzionato a vedere la VAR. No. Perché Florenzi gli ha chiesto: sei sicuro? E lui ha detto sì. Fazio, raga, comunque il sesto. Però posso dire una cosa: ci sono anche delle comunicazioni che si fanno dal VAR. Sì, lo so. All'arbitro. E qui qualcuno dovrebbe parlare, dovrebbe dire quello che stiamo a dire noi, ma non mi sembra che sia così. Però comunque sinceramente poi non è che soltanto però il portiere che cade praticamente fa come si dice è difensore che fa che gioca da terra in pratica stoppa il pallone da terra e non lo rende giocare, ma che è un rimbaggio. Nel frattempo ragazzi se ne sono andati praticamente 5 minuti con sì, ma infatti mo c'è da un altro po', spero. Sì, perché c'è un altro cambio fuori veloso, è entrato Kofi. Sì, è entrato Kofi, come capita Kofi. Niente, rimessa dal fondo per il Genoa. Non c'è stato VAR, quindi ciao un epopones. Vediamo poi il rinvio. Scadono infinito. In questo momento i 5 minuti di recupero. Vediamo se Giacomelli farà recuperare il tempo che si è perduto. Forse tempo di un'ultima azione per la Roma. Il lancio verticale a cercare ancora lo scatto di Schick che lotta con la Xanta. È regolare? No, non è regolare. Ma non è possibile. Non è regolare. Basta. Ecco, che fa? No. Questi si stanno a buttare per terra da inizio partita praticamente, come i fiori volano. Vabbè. Comunque in questo momento non gli ha fatto niente. No, raga. Ma questo si sa, prendo un esempio stupido, rispetto al calcio inglese sui contatti noi stiamo veramente. Sì, proprio indietro, no, anni luce. Noi stiamo a teatro, stiamo. Addirittura il Genoa che prova l'ultimo fondo probabilmente. Invece no, perché c'è Ale Florenzi. Chiude bene. Poi siamo un minuto oltre il 95esimo. Kofi, Giacomelli che dice gioca. E qui palla corta di Alisson. Vediamo un po' quanto lascia giocare ancora. Perché siamo comunque al 96esimo. Il minuto si sarebbe anche recuperato. Raga, qui però la palla deve essere lunga. Cioè, lancio capito, di Colero, va a cercare Schick, esce Perin che la fa sua. E allora qui credo che finisca. Guarda qui il cronometro Giacomelli. Vediamo un po'. Si attendono soltanto i tre fischi. Purtroppo Perin dice stai calmo che cazzo vuoi, giustamente dice prendiamoci il tempo che ci serve. E sul rinvio di Perin finisce qui Genoa-Roma 1-1. A voi commenti. No io tanto il gol del Milan no fuori gioco Montolivo con le maniere. Parliamo della nostra che del resto non ci interessa, che questi sono due punti. Questi sono due punti buttati per quanto mi riguarda, sono due punti che saranno a mio avviso anche pesanti poi nel computo finale, al netto di quello che dice il maestro. Io A voi la parola studio. Vorrei dire una cosa che comunque diciamo che era una partita che abbiamo detto già dall'inizio difficile da sbloccare, la Roma ce l'ha riuscita con un grandissimo gol da parte di Esharawi che poi era stato spostato da Di Francesco sulla fascia sinistra per l'inserimento di De Frella al posto di Iago Perotti. Però vediamo che la Roma pareggia a Genova con, mi dispiace dirlo, con un'ingenuità nell'area di rigore avversaria di Daniele De Rossi che dà un pizzone in faccia alla Padula senza. Un pizzone bello. Senza né gloria né parte, come si dice? Che non ricordo. Vabbè, si è appena inventata. Ho detto non lo so. Questa cosa così. E sono un po' arrabbiata perché comunque. Il calcio di rigore ci stava e è un fallo che a mio avviso proprio cioè nel senso inutile da fare in quella circostanza.
perché comunque fai perdere due punti alla Roma, che come hai detto te saranno poi pesanti a fine classifica, secondo me. Questa è la mia impressione. Passo il commento agli altri. Vai Fede. No, allora, era una partita importante per un semplice discorso. Tu dovevi vincerla proprio perché non hai giocato bene, e essendo passato in vantaggio, non avendo fatto la partita della vita, perché poi ti insegnano le trasferte di Bergamo e di Torino, che sono partite con le Torino, una grande squadra, tutto quello che poi era importante vincere, perché, ripeto, la sconfitta di Madrid è una sconfitta che non fa male, ma se non fa male, non fa male, non fa male, se poi tu vinci il genere, perché testimonia che è stato un po' di tensione che si fa essere, cioè, ma io con un grandissimo avversario, che non si fa male. Oggi la mia è la mia. Andare in vantaggio era fondamentale, ci siamo riusciti, e poi c'è stata un'agilità che c'è stata e ci resterà a fare. Poi è
quest'anno per meriti suoi e della difesa, ma di tutta la squadra poi, perché la risponde, secondo me sì, ma io sono convinto che comunque il trend di pensiero sia un po' questo, un po' in generale, no? Ma invece la Roma mi è piaciuta. Niente, no. La prima cosa che ho detto, cioè, allora il discorso è che De Rossi è un dato di fatto che De Rossi possa comprendere, cioè, se De Rossi fa qua cazzata, ma la Roma fa la Roma, vinci 3-1 in 10, siete d'accordo? Sì. Abbiamo la domanda a noi. Stavo a parlare, ma non ti ho rotto. Sì, Daniele De Rossi. Che mette una ciliegina brutta, una torta. Non voglio dire perché è brutta, però sì. È normale che poi dopo una cerca e trova il capo espiatorio. Perché De Rossi non lo mette per fallo. Però, perché quel fallo fa sì che poi la partita venga una grande attenzione. Che prima la Roma sta a fare un partitone, poi De Rossi commette fallo e la Roma non guadagna i 3 punti. No. La Roma oggi ha fatto una partita che una squadra che vuole lottare, dicono, che io sento, le posizioni. Vuoi lottare per le prime posizioni, non fai una partita del genere, assolutamente no. Quindi è colpa della mia De Rossi, non ha sbagliato, perché significa che giocava De Rossi contro il genere. La Roma non bisogna, anzi non ha giocato la Roma con il sistema, perché a parte i numerosi rivali motivo. Andiamo a vedere, forse, guarda, no, assolutamente no, è pure qua, sta tutto a posto.
mio avviso, giocando al di sotto della, della sufficienza come prestazione. E poi per quanto riguarda Edin Dzeko, che è da Londra, che non segna, quindi è una situazione anche un po' diciamo delicata per, la, per l'attaccante della Roma, che è un po' orfano di gol, che però questo fatto che Edin Dzeko non segna è anche un problema della Roma stessa, perché a Dzeko, se non gli arrivano i palloni per segnare, vuol dire che c'è qualcosa dietro. Fino che a prova contraria, se gioca sempre in 11. Esatto. Non te si sente il microfono? Posso dire una cosa? Oh, okay. Ok, no, eccomi, mi si sente. No, sinceramente per me stiamo facendo tutte chiacchiere abbastanza fine a se stesse, perché allora quando la Roma vince con il Chelsea, noi diciamo che è merito di El Shaarawy, magari, perché fa una grande prestazione? Sì, ma aspetta, se la Roma col Chelsea fece una prestazione eccellente, se El Shaarawy gioca bene e a Roma, e il resto della squadra gioca male, a Roma non vince 3-0. El Shaarawy forse ha il merito di inventarsi la giocata del primo gol. Il mio discorso è diverso. Quando El Shaarawy fa benissimo, tu dici ammazza che partita che ha fatto El Shaarawy. Sì. No, non dici abbiamo detto, no, puoi dire El Shaarawy sugli scudi, ma su una prestazione di squadra. Sì, assolutamente. Però il discorso mio che io sono. Discorso... No, ma fai parlare un attimo. Sì, però ti dico, il discorso che fai tu lo fa un idiota. Cioè, giusto un cretino dice El Shaarawy ha giocato bene contro il Chelsea. No, a Roma ha giocato bene contro il Chelsea. Sì, ho capito, ma El Shaarawy ha giocato molto bene contro il Chelsea. Oh, noi che sto dicendo su solo... tutti. Ok, ecco, ok. Io ti sto dicendo oggi che... Daniele De Rossi su tutti è stato quello che non ha fatto peggio. Non sono d'accordo, ma a me chi me l'ha... Ma mi fai dire una cosa, ma a me chi me l'ha detto che, come dici tu, per vincere lo scudetto bisogna stare 3-0 con Genoa? Cioè io te faccio il discorso, guarda, ma non è che te lo faccio io perché sono un genio, te lo faccio io perché davanti c'ho i dati. Ma non mi hai detto una cosa del genere? No, tu hai detto una Roma che deve giocare da Roma, che punta a vincere lo scudetto, non si deve... Non può fare sta partita. Allora ti dico, non sei d'accordo? No, perché allora chi mi ha detto a me che la Juve è sotto 2-0 a Genova, poi come squadra, senza che nessuno si fa buttare fuori, senza che nessuno fa una cazzata, ribarte e vince 4-2. Che la Lazio contro il Genoa va in crisi, se fa pareggiare, va sotto, se fa pareggiare e poi la vince a 8 minuti dalla fine 3-2. Che il Napoli va sotto con il Genoa e poi da squadra risale e la vince 3-2. E invece la Roma che ha fatto? Invece la Roma era avanti, stava vincendo, faticando come tutte le altre. Poi purtroppo un giocatore ha dato una manata in faccia, perché io ti dico, io non parlo di un giocatore, tu mi dicevo, ha fatto una prestazione... Ma non è che fino a quel momento la Roma vinceva 3-0? Vinceva! Ma perché il Napoli ha vinto 3-0? Ha vinto 3-2! Beh, ha faticato parecchio per arrivare a quel risultato. Ma così come tutte, tutte le dighe a Genova. Ma paradossalmente quello che sta di lui... Mi dà quasi ragione su quello che sto dicendo. Non ti do ragione perché tu mi dici io amo Daniele De Rossi. Io amo Daniele De Rossi. Ma lascia perdere il discorso di Rossi. Ma no, io sto parlando quello. Ma oggi per me è colpa sua. Ma oggi è colpa di De Rossi? No. È colpa di Nainggolan? No, ma come no? No, è molto semplice il discorso. Senti, ma tu, allora, io non ti do mai la colpa se tu stai facendo una partita anche penosa. Cioè io non sono mai stato uno di quelli, Bruno Peres ha perso un pallone a Rogo e mi ha perso per colpa sua. No. Ha pareggiato col Chelsea per colpa di chi? Per colpa di nessuno, per colpa del fatto che la Roma... Perché la Roma non ha giocato bene, no. Peggio di tutti Bruno Peres. Oh, non col è Chelsea. Difficile. No, sì. La Roma ha fatto una gran partita, però il Chelsea, come abbiamo potuto vedere in quando abbiamo pareggiato e sto a parlare. Sì, no, abbiamo potuto vedere, abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo fatto una gran partita recuperando da 2-0 a 3-2. Cioè, noi stiamo sotto 2-0 per che cosa? Per delle disattenzioni. No, in realtà per errori dei singoli. Esatto. Però la prestazione c'era col Chelsea. Se tu mi fai un fallo da rigore, ok? Non è colpa tua se abbiamo perso, perché ok, magari sei un deficiente, hai fatto un rigore stupido, ci sta. No, io dico che è stupido, andata De Rossi e D a metterlo sul patibolo e non considerare che la Roma, col gioco espresso oggi, ha fatto un passo indietro. Oppure non però... ma non si può giocare sempre al massimo, ma mica quando ma siamo una, diciamo io non dico, una zero, io, diciamo la Roma è cinica. Ascolta, io non dico giocare sempre al massimo, regà, però... Oh, se siete contenti della prestazione della Roma di oggi, ma io sono contento che voi siete contenti. Ma c'ha ragione Antonio. Stavo parlando di Daniele De Rossi, ma quando allora... la Roma oggi ha fatto schifo. Bisogna avere il coraggio domanda, di dirle, regà, cose. Regà, De Rossi non fa il fallo, la partita finisce 0-1, per dire, non è, nessuno mi ha detto che certo. Finisce 0-1. Finimo. Regà, allora la Roma vince, una Roma cinica, vince 0-1 sul campo del Genoa. Che però non ha giocato riesce, bene. No, ma che riesce, la Roma cinica, Bergamo vince 0-1 a e che non occasioni. Ha giocato bene, chi ha detto che ha giocato ho bene? Ho capito, ma se ma vince con i tre punti però. Cinica, fermo, sono tre punti, allora, infatti. Se io dico che la Roma a Bergamo ha giocato male, tu sei d'accordo con me oppure no?
Ma sì, sono d'accordo. Allora posso dire che oggi la Roma ha giocato male. Ma non abbiamo pareggiato perché abbiamo giocato male. Cioè abbiamo pareggiato perché eravamo riusciti a portarci 1-0 dopo che questi erano tutti là asserragliati, a perdere tempo, a fare i falletti, a fare nervosi. Eravamo riusciti a sbloccare con un'idea di Francesco. Allora raga, abbiamo perso per Daniele De Rossi. È colpa di De Rossi. È un episodio che oggi ci ha fatto perdere. Oggi sì, cioè se io fossi di Francesco andassi allora, da De Rossi andrei da De Rossi e gli direi: Daniele, sei capitano della Roma, devi metterti in testa che a 35 anni con l'esperienza che c'è con quella fascia che hai al braccio, devi portarla da giocatore di Serie A che ambisce alle massime posizioni di Serie A, e quindi ste cazzate non le devi fare. Perché ma su se questo oggi siamo tutti d'accordo, eh? Su questo siamo tutti d'accordo. Cioè, Di Francesco deve e farà questa cosa. E allora, di che parliamo? Però non puoi mascherare la brutta prestazione della Roma. Ma non maschero la brutta prestazione, ma a me no, non me perché frega come niente. Dici te, se De Rossi fa qua cazzata, la Roma ha fatto una bella partita, non è vero manco per cazzo, stava 1-0. Ma la Roma non ha fatto, ma una, non bella ha fatto una bella partita. Cioè, questa sera se andiamo a dormire felici. Sono d'accordo con e te. E allora, ma non mi frega niente. Sì, ma lo sai che cos'è? Che non vado a dormire felice, perché quando vedo la partita contro l'Atletico Madrid e poi vedo la partita contro il Genoa, io non vado a dormire felice. Pure se sta partita finisce 1-0, io non vado a dormire felice. Però perché, dici, dai, dopo l'Atletico abbiamo preso 3 punti. Sono dai, d'accordo dai. Con te, però... Oh, regà, ma io non è che devo far deficiente. Devo fare un'analisi. Se devo fare un'analisi, se la faccio da tifoso, dico... Ma, voglio ammazzare la Padula, ok, da tifoso. Se devo fare un'analisi specifica, mi devo tirare fuori dal punto di vista del tifoso e vedere un lato più tecnico, se vogliamo, che non mi appartiene ma che ci voglio mettere in mezzo, questa partita della Roma, se finisce 1-0, a me non mi fa a dormire tranquillo, perché la Roma ha fatto oggi, al di là del risultato, una partita sotto le aspettative, ma non perché ti vince 3-0, perché poi pure vince 1-0, ma fammi vedere un po' del gioco, fammi vedere dei movimenti, fammi vedere dei schemi che funzionano, cosa che oggi non ho visto. Posso dire che questo è un passo indietro? Ma certo che è un passo indietro. Allora, poi che dopo De Rossi ci ha messo il carico da 90, ma chi dice di no? Che c'ha 50 anni e non deve fare quelle cazzate, ma chi dice di no? Il problema è che la Roma ha giocato di merda. Daniele De Rossi salta la prossima, ma la Roma gioca. Se gioca così non vince. Questo sto a dire. Allora, analizziamo le cose dopo. Vabbè, sentiamo un attimo anche da YouTube i commenti. Vabbè, è ovvio, è palese che la Roma non abbia giocato bene. Detto ciò, su YouTube diciamo che si è d'accordo un pochino con Sequolf, per così dire, per il semplice fatto si porta che... da casa questo. Allora, dai, sono litigati. Partiamo dall'ultimo, Andrea, che ci scrive: questa è una sconfitta, se giochiamo così occhio anche al Karabakh. Quindi attenzione, lui è l'ultimo e va un po' ad andare a riassumere. Non riassume niente, anzi va un po' contro i commenti precedenti, perché la maggior parte dei commenti è proprio contro ma De Rossi. Non devi trovare la colpa, cioè se vai a cercare la colpa per chi avevamo pareggiato oggi, non stai a pensare che se giochi così contro la spalla non vinci. Io su questo sono d'accordo. Si è capito. Però comunque Giuseppe ci dice: il Genoa si è messo tutto nella sua metà campo, è chiaro che la manovra ne risente. Poi l'ha sbloccata, poi l'hai sbloccata ed è chiaro che non l'hai portata a casa per De Rossi. Dinamo Zagabreb ci dice: De Rossi ogni anno fa un'autorete e prende rosso, incredibile. Stanno sto uomo veramente a cervelli. Ma magari giochiamo tutte con Gonalon. De Rossi ci toglie 2 punti, dice Polo 54. Addirittura Francesco se la prende con l'arbitro per un gol, anche per un gol annullato. Lui ci dice: ci ha annullato un gol oggi? Non mi sembra, però, non so che partita. No, comunque, al di là di questo, nel complesso, tutti o quasi sostengono che la colpa poi decisiva sia di Daniele. Ma è giusto, perché ha giocato solo Daniele De Rossi in campo. Era De Rossi contro il Genoa. Ognuno ha la normale che abbiamo perso. Quelli erano 11, noi eravamo 1. Sì, sì. Che sì, poi sì, è stato pure espulso, quindi eravamo 0. Certo. Sì. No, il problema è che sicuramente De Rossi, De Rossi. Ma scusa, no, io poi mi incazzo, no? Ma vogliamo innanzitutto linguaggio. Aspetta un momento. Guarda come ti riprende. Ma quando innanzitutto tira fuori perché, la lingua. Allora, no, linguaggio, perché comunque sono opinioni e vanno rispettate. Assolutamente. Ma quando l'anno scorso Salame faceva 18 gol e 15 assist e tutti mi dicevano che giocatore che è Salah, oggi ce l'ha regalata Salah. 19. Oggi ce l'ha regalata Salah, tripletta al Bologna.
segna tre pali qui e lì, e tutti a fargli i complimenti. Se a me De Rossi mi fa una prestazione, io ti sto dicendo il mio punto di vista. A me non me ne frega niente di quello che dicono gli altri. Lo ascolto e commento per quello che è il mio punto di vista. Per me, me personalmente, quello che dice il popolo, lo dice il popolo. Non mi interessa, giusto o sbagliato, io ho la mia opinione. Per quanto riguarda la mia opinione, rispettando l'opinione di tutti, ci mancherebbe, non è colpa di Daniele De Rossi, perché abbiamo giocato in 14 e abbiamo giocato di merda in 14. Linguaggio. Punto. Scusa, c'hai ragione. Abbiamo giocato male in 14. Abbiamo giocato male, no, c'ha ragione. Abbiamo giocato male in 14, che poi Daniele De Rossi, lo ripeto, ci mette il carico da 90. Amen. Non ci si può di niente sopra. Però dire la Roma oggi non conquista i punti a Genoa per colpa di Daniele De Rossi, giusto, significa mettere Daniele De Rossi sul patibolo e dire agli altri bravi, se fosse stato per voi la partita era stupenda. Manco per niente. No, questo, manco per niente. Questo è vero. Allora io devo fare... Nessuno dice, no, nessuno ascolta, dice che dovendo ma fare... Io non, sto, io non è che sto di quello che sto di te, sto di quello che sto di io. Se fossi di Francesco, prenderei De Rossi da una parte e direi: sei un coglione, c'hai 6.000 anni, fai sempre, scusa, sei un cretino, c'hai 6.000 anni, fai sempre lo stesso identico errore di quando ce ne avevi 20, vuol dire che su questo non ci hai capito niente, ok? Mettiti un attimo all'angoletto. Regà, detto questo, a parte il rigore che ha preso sto deficiente oggi, che ha fatto una minchiata, se vuol dire minchiata, bravo, ok? Voi non avete fatto niente. Cioè lui ci ha avuto il demerito di far peggio di voi, ma voi non è che avete fatto meglio di lui. Sì, no, ma su questo sono, se cioè, vanno a girare qua a spalle con, no, i cojones. Aspetta, a me non mi è piaciuta la prestazione della squadra, cioè, io non ho mai detto, se tu hai veduto l'ho detto, non ho mai detto che la Roma ha già giocato bene. Io ti sto dicendo, io ti sto dicendo che a me della prestazione della Roma, a 21 anni che ce ne ho pochi in realtà rispetto a tanta altra gente, ma dopo aver visto 15 anni di Roma, non me ne frega niente, perché ho visto la Roma de Garcia bellissima, la prima Roma de Spalletti magistrale, ne abbiamo vinto niente. Bravo. E allora mi sono stufato di vedere Napoli de Sarri e il miglior gioco d'Europa arriva a meno 25 dalla Juventus cinica che vince 1-0 sul campo del Carpi al 94esimo. Voglio portare a casa le partite 1-0 risicate con autogol e voglio vincere lo scudetto. Sono d'accordo con te, ma se oggi tu dici alla squadra AS Roma che hanno fatto bene, la colpa è dei De Rossi, hai perso. Io non dico che hanno fatto bene, non ho mai detto che hanno fatto bene. No, non dico questo, io dico semplicemente che puntare il dito su uno, regà, ma questo vale per quando si perde e per quando si vince. Il discorso che facevi prima te, El Shaarawy ha fatto una partita contro il Chelsea sugli scudi, ma coadiuvato, senti che vado a tirare fuori, da una squadra che ha fatto una signora partita. Scusa, ma noi siamo tifosi? Siamo tifosi, ma poi se tu mi chiedi un'analisi, io da tifoso, ma devi fare. Prendo il microfono, lo tiro addosso al computer. Sì, ma tu l'analisi tecnica, tattica, quello che ti pare, me metto pure qua dietro perché sennò non mi vedo, la gente dietro al maestro, parla. Occhio. Ok, da tifoso me la devi fare l'analisi. C'hai la testa però. L'analisi tecnica e tattica, tu da tifoso me la devi fare. Perché tu non mi stai facendo, diciamo... L'analisi da tifoso è, io ho paura di... Se la Roma... Da tifoso, Se la Roma va a giocare così contro la Spal, io c'ho paura, regà. La Roma di oggi non mi è piaciuta. Comunque... ha fatto un passo indietro. E da tifoso l'ho detto, De Rossi è stato un deficiente. Comunque, ragazzi, al di là, diciamo, poi dell'analisi, appunto, che siamo tecnico-tattica. No, un po' che stiamo discutendo. Io in realtà normale, sono d'accordo. Sai quanto si discuterà di sta cosa? No, ma io sono d'accordo sia con Sic che con te. La verità sta che... nel mezzo. Esatto, nel senso che sono d'accordo sul fatto che la Roma non ha fatto una gran prestazione, anzi non ha, ha giocato malissimo, però diciamo che De Rossi ci ha messo un po' lo zampino. Però il problema è questo, che io per esempio adesso stavo andando a leggere anche i commenti di persone sui social, non per forza in generale, che sono anche che non sono romanisti, per dirti, e comunque danno la colpa in questo caso, giusto o sbagliato che sia, A un De Rossi. Però aspetta, no, a un De Rossi perché ha dato la manata in faccia, a un De Rossi che, come scrive un ragazzo che non posso fare il nome, a 34 anni c'ha ancora, cioè dà ancora
le manate in faccia e c'è sta gente che lo difende. Ma perché... lo fanno tutti, però questo voglio far capire alla gente a però... casa che le manate in faccia. Sì, ma le può fare una un ragazzino che c'ha 20 anni, non è vero, non lui che ce n'ha 30. Non no, è vero, io da lui non... non è vero, non è vero, perché Zidane nella finale di un mondiale ha dato una capocciata in petto a Materazzi. Gli ha costato il mondiale. Ma di che stiamo a parlare? Lo so, ma ho capito, ma queste sono cose che tu, da giocatore professionista, visto che sei il capitano e hai una certa gliene età. Gliene puoi dare una colpa, però poi alla fine non è andato Zidane a sbagliare rigore, ha sbagliato tre seghe. Cioè, ho capito, però se uno commette un errore e diamo un alibi agli altri per quell'errore, no, è un alibi, sì, è un alibi. Gli altri hanno fatto schifo, scusate, ok, allora, e ascolta, sono d'accordo. Ascolta, se la Roma stasera porta a casa il risultato, esce De Rossi e fa un altro due gol, metti caso, okay, e la partita finisce 3-1, noi stiamo qui ad elogiare una squadra che, nonostante l'errore di Daniele De Rossi, porta a casa il risultato. Okay. E allora perché, se invece perdemo, la squadra, non, come sarebbe stata elogiata dall'altra parte, non viene un attimino ripresa? Perché andiamo a... Cioè, se perdiamo, se non vinciamo è colpa di De Rossi, però se vinciamo è colpa del resto della squadra, come se Daniele non avesse fatto quella cazzata. No, perché quando poi si perde o si pareggia, purtroppo, si per fortuna un capro espiatorio. Esatto, si vanno a analizzare soltanto i fattori negativi che della è sbagliato, squadra. Che è sbagliato trovare, secondo me, un capro espiatorio nella cazzata, guarda come la chiamo, no? Nella furbata, nella cazzata di Daniele De Rossi. Poi c'è una squadra che gioca. Che gioca, sì, ma d'accordo con e te. Deve giocare. Se non gioca, e io sono l'allenatore di quella squadra, 20 persone, io dentro lo spogliatoio a 20 persone non posso dire: oh regà, è colpa sua, ammazzatelo, no, la no, prossima certo, tranquilli che la vincemo. Non è vero, perché regà, lui ha fatto una stronzata, voi avete giocato male, così non si va da nessuna parte. Certo. Punto. Questa è allora, la mia analisi. E in maniera... Io sono pure preoccupata, sinceramente, se posso dire la mia, non tanto per la spalla, per quanto per il maestro Edonio, per Karabag. Sì, è certo, perché comunque, perché questa te pesa psicologicamente. Esatto, quello che io poi mi sono preoccupata, tra virgolette, quando abbiamo perso a Madrid, non è tanto per aver perso, ma perché io sinceramente mi aspettavo una reazione non positiva da parte della Roma, perché vuoi non vuoi, pure se perdi a Madrid, perdi comunque. Ma tu l'hai vista, cioè, stasera la reazione nel da parte no, della Roma? È quello, ecco perché sono, mi dicevo che preoccupata, che ho fatto cavolo. Oh. Cioè, quando no, abbiamo De Rossi giocato... che magari piace 50 carci e stupidamente, e quello è l'errore del singolo, sì, lo puoi condannare come ti pare. Di nervosismo, quello che esatto, vuoi. Ma okay, è la squadra che non ci ha avuto quella botta d'orgoglio che tu t'aspetti dopo aver perso contro l'Atletico Madrid. Io ti dico, è molto più preoccupante del fallo di De Rossi. Perché poi magari vai a giocarti gli ottavi di finale con il Karabag in casa e magari c'hai quel momento in cui di nervosismo è un'altra certo, volta e certo, magari vai veramente a perdere la qualificazione per una cavolata, per dirti sempre di mentalità. Motivo per me il preoccupa, quale non puoi mettere uno sul patibolo e salvare tutti l'arte. Esatto, no, sono d'accordo, lui, dovreste tutti puniti. Lui sullo schifo è stato quello che è emerso, fatto più schifo, per okay, l'episodio, sì. Però regà, voi non avete fatto niente. Certo. Io cioè, forse non... l'unico che salvo è Sharawi per il rigore, sì, per il rigore, per il gol. E Sharawi come ha spostato l'ha buttata dentro. Esatto, basta però, perché gli altri, cioè non credo che... Però poi per il resto della partita anche il Sharawi non è che abbia fatto chissà che e cosa. E Jesus forse. Juan Jesus ha fatto una bella partita. Purtroppo il Sharawi è stato, tra virgolette, anche sfortunato, perché tu lo cambi di fascia e comincia anche a giocare a pallone, oltre che chiaramente segnare. Il gol poi aiuta, è sfortunato perché dopo l'espulsione chiaramente abbandona il campo. E certo. Ma detto questo... un giocatore come Sharawi deve essere in grado di fare una buona partita anche a destra prima del gol. Detto ciò, purtroppo è andata così, potremo parlare fino a stasera, se non no, fino a certo, venerdì. No, infatti. Però bisogna fare un'analisi in no, proiezione. Assolutamente. Perché questa partita, regà, una volta che l'arbitro ha fischiato, è andata sì, quindi sì, io posso ammazzare chi mi pare, prendermela con chi mi pare. Il problema è una squadra vincente, una mentalità vincente è in proiezione, non è mai sul qui ed ora, cioè o meglio, finché giocamo so presente, al triplice fischio qualunque cosa sia successa, io ho 3 punti che mi aspettano, se non mi proietto su quei 3 punti e correggo gli errori è impossibile, siccome la partita contro la spalla Daniele De Rossi non la gioca, io ho una squadra a cui devo dare una motivazazione che oggi ho visto in campo a Marassi, che è mancata. Esatto. E questo mi preoccupa, perché quello. Daniele proprio da una parte dico sei un coglione, ma non serve, non serve, perché Daniele De Rossi uscito dalla transagonistica quando rivede le immagini lo sa, guarda e dice madonna mia che coglione che sono stato, non c'è bisogno che io utimo noi,
Il problema è che devi motivare una squadra per prendere 3 punti alla prossima partita. Se no non li prendi. Se no non li prendi. Può essere pure la brocaccolese carcio. Se non ci stai col cervello, non li prendi. La Roma stasera non ha reagito. Non c'è stata reazione dopo l'Atletico. Poi potremmo parlare di quello che ti pare. Rode De Rossi, all'incrocio dei pali. Se qua la palla entra, momento 2-1. Certo. Stiamo a parlare di un'altra cosa. Ma la partita è finita. Triplice fischio. Chi ha sbagliato e chi ha fatto bene. Andiamo avanti. C'è la partita contro la Spal. Vogliamo riprendere da dove avevamo lasciato bene prima o volevamo proseguire con sta parabola discendente? Perché non andiamo da nessuna parte. E su questo penso che siano un po' tutti d'accordo. Se io vuoi recuperare la squadra. Se no li lasci sta così. Dici, Daniele De Rossi ha sbagliato, esatto. Morti tutti. È la prima cosa che ho detto, che la prestazione non va bene e che contro la Spal bisogna vedere un'altra Roma. Una Roma che poi speriamo, abbiamo anche visto, insomma. Regà, io dico che è arrivato il momento di salutare. Sì, perché ci siamo dilungati tantissimo, sì, sì. Un lungo post partita. Però ho visto un sacco di partecipazione, nonostante sì, tutto, sì, ci siamo allungati parecchio. Ho letto la loro, è chiaro ragazzi, io ho letto... Leggo anche un maestro Antonio Gay, queste cose qua. No, ho letto alcuni commenti. Riferiti, cioè faccio quasi da difensore un po' del buon PF, perché ma non c'è bisogno. Ho letto dei commenti del tipo: questo non capisce le cazzate. No, esatto. PF sta di cazzate. Allora, lui la prima cosa che ha detto, scusate un attimo, con educazione ha detto: io rispetto il punto di vista e dico la mia. Voi non potete rispondere dicendo: stai di una cazzata, mo te dico la mia. Ma manco c'è da rispondere. Ma manco c'è da rispondere. Lotta contro il web. Cioè. No, detto ciò, era una piccola parentesi. Manco devo mettere a rispondere. No. Detto cioè, ciò, non c'ha senso. Detto ciò. Comunque, grazie. Grazie per aver detto la vostra nei commenti. Dite la vostra. Larga voglia, stretta la via. Dite la vostra, io dico la mia. Al suo punto di vista questo è importante, il mondo è bello perché è vario, no? E vuoi variato. Ma il web è così, non ci si può fare. Io mi espongo, cioè, è normale, ci sta anche questo. Sì. Ragazzi, noi vi salutiamo, io saluto in ordine alfabetico il maestro Antonio, così mi è preso. Ci sta Antonio, ci sta. Buonasera. Ciao. Maestro, grazie. Buonasera a tutti, un abbraccio. Si può anche svegliare adesso, lei adesso. Sì, no, io stavo il mio Black Friday in ritardo, quindi... Sì, lei adesso l'aspetta una sveglia FIFA che solo Dio lo sa. Se non compro il joystick che gioco da solo e vinco io, quindi. Bene, poi sempre buono. Andando in ordine alfabetico, penso che ci sia Domitilla. Grazie Domitilla. Grazie a voi, un saluto e speriamo che la prossima partita andrà meglio, quindi forza Roma sempre. Brava. E niente. Dai ragazzi, ciao. Sempre ciao. In ordine alfabetico Federico Marconi, grazie Federico. Grazie a voi, grazie anche e soprattutto a chi ci ha seguito e ci ha fatto compagnia, grazie Graziella e grazie al... Favore. Ok, ci vediamo venerdì con Roma Spa. No, non è vero, non ci vediamo venerdì perché io sto allo stadio, sta bella regà. Dulcis in fundo. Sick Wolf! È stato un piacere, speriamo che... Che poi Sick Wolf con Simone SS, è brutta come cosa, eh? Vabbè, niente ragazzi, spero che vi siate divertiti al di là del pareggio, abbiamo provato insomma a tenervi compagnia per questo pomeriggio. A parte il maestro Idonio. A parte il maestro Idonio, ogni tanto compra qualcosa su Amazon. Che fa schifo inside proprio. E niente, io passo, anzi, vi presento io, ve lo presento io, anzi, ve lo saluto io, il buon PF. Io vi saluto e vi ringrazio, ditelo. Forza Roma, abbassa Lazio. Bella regà. Mi piace sta cosa. Ciao regà, se vediamo la prossima partita contro la Spal, che se giochiamo così, mi sa che saliamo under 6. Uccelli senza zucchero, ciao. Ciao.